una birra fai due, tre, una media per lei, due, una birra fai due, tre, una media per me, due, una birra fai due, tre, una media per lei, due, una birra fai due, tre. Ben ritrovati e benvenuti in diretta nel nostro stand sulle rive di Trieste per parlare proprio di Barcolana, ma anche di mare, di sostenibilità, di futuro, perché sapete quest'anno Barcolana ha avuto anche il Sea Summit e poi insomma anche noi abbiamo toccato un po' questi argomenti all'interno della nostra piccola rivista dedicata proprio a Barcolana e abbiamo anche un'intervista con Zeno D'Agostino, il presidente dell'autorità di sistema portuale del mare Adriatico orientale, dei porti di Trieste di Monfalcone. Benvenuto allora e grazie per essere anche qui con noi. Grazie, grazie a voi. Allora partiamo un po' innanzitutto, noi nella nostra intervista nella brochure abbiamo parlato proprio di futuro dei porti e anche e soprattutto della parte green, dello sviluppo del futuro. Questo è stato un po' anche il tema che ha trattato ieri in uno degli appuntamenti, esatto, del Sea Summit. Come si è sviluppato un po' questo argomento, ma soprattutto che cosa si sta facendo e cosa sta facendo anche per i porti di Trieste e poi anche per quello di Monfalcone con i fondi del PNRR? Abbiamo già ribadito più di qualche volta, fondamentalmente la linea di sviluppo proprio legata a questi fondi è la sostenibilità, quindi da una parte il forte investimento sulle infrastrutture ferroviarie per aumentare ancora di più l'utilizzo della ferrovia, che già è altissimo al porto di Trieste, ma che vogliamo implementare ancora di più. Dall'altra c'è questa, secondo me, importantissima iniziativa che è noi facciamo a Trieste e a Monfalcone, ma devo dire che fa parte della linea proprio politica del nostro governo, quello di elettrificare tutte le banchine di tutti i porti italiani, grandi, medi e piccoli. Quindi noi abbiamo circa 50 milioni di euro per questo tipo di investimento ed è importante perché fondamentalmente significa che le navi, quando entrano in porto, quando stanno in porto, non emettono, appunto, non hanno emissioni in atmosfera. Cosa importante però è che ieri, in conclusione del Sea Summit, del nostro, abbiamo firmato un accordo autorità di sistema portuale, capitaneria regionale di Trieste, di Monfalcone e agenti marittimi per imporre l'utilizzo di carburanti a bassissimo impatto e a bassissima presenza di zolfo già all'arrivo e oltre le 4 miglia e mezzo rispetto al porto di Trieste e Monfalcone. Faccio una premessa: oggi è obbligatorio per queste navi utilizzare questo tipo di carburanti quando sono in porto, non è obbligatorio che lo facciano in arrivo e in partenza dal porto. Tra l'altro sono attività in cui tra l'altro le emissioni sono tantissime. Abbiamo fatto questo accordo, è un accordo che è già stato fatto in passato anche in altri porti, adesso lo faremo anche a Trieste e Monfalcone. Questo significa che appunto quando voi vedrete navi da crociera piuttosto che altre navi in arrivo su Trieste o su Monfalcone in partenza, immagino e spero che vedrete la differenza tra quelli che sono i fumi, esatto, che oggi vedete e quelli che vedremo in futuro. Un altro aspetto che riguarda la sostenibilità, di cui abbiamo parlato anche nell'intervista che abbiamo fatto insieme proprio in occasione di Barcolana, è proprio quello che riguarda la parte tecnologica, che sì, ha permesso di gestire al meglio anche il traffico dei tir con le lunghe code che c'erano una volta all'accesso del porto. Invece ora, proprio grazie a questo, si riesce a gestire uno smaltimento che permette una fruizione e anche, pensiamo, a che tiri in coda inquinano anche molto di più. Sì, quindi minore stress, diciamo, per chi guida, minore stress per la città perché appunto non ci sono le code e minore impatto perché appunto i camion in coda sono anche in quel caso fortemente inquinanti. Un camion in coda ha emissioni che sono peggiori rispetto a quelli di una normale, diciamo, attività, per cui le abbiamo eliminate proprio grazie alla tecnologia. Cioè, penso che si sia notato, le code non ci sono più perché i camion, tutti i camion, prima di arrivare al porto di Trieste passano dai nostri interporti, vengono registrate tecnologicamente le targhe dei camion che entrano all'interporto, a quel punto diventano informazione dei terminalisti. I terminalisti e l'autorità portuale, solamente quando non ci sono code ai varchi e c'è spazio in porto per poter ospitare, danno semaforo verde ai camion che a quel punto possono venire in porto. Con questa cosa chiaramente abbiamo messo la tecnologia del nostro Port Community System al porto di Trieste, l'abbiamo messa anche all'interporto di Farnetti, l'abbiamo messa su tutta una serie di altri, diciamo, buffer area che noi abbiamo. Potranno essere eseguiti controlli a
buffer aerea che noi abbiamo in giro intorno al porto, siamo riusciti a eliminare le code. Chiaramente stiamo mettendo la tecnologia adesso anche all'interporto di Cervignano e al porto di Monfalcone. Benissimo, questa tecnologia molto importante che vi permette anche di utilizzare tutti gli altri autoporti sul territorio, no? Diciamo che li utilizziamo proprio perché sono integrati tecnologicamente con i nostri sistemi. Parlato di tutte queste prospettive di sostenibilità che ovviamente riguardano il porto di Trieste, su cui insomma state lavorando anche per il porto di Monfalcone. Sì, diciamo che Monfalcone, devo dire che secondo me è veramente un'esperienza positiva di quest'anno, proprio il porto di Monfalcone. Abbiamo iniziato i primi mesi dell'anno con, devo dire, una certa crisi dal punto di vista dei traffici. Avevamo addirittura problemi di occupazione, nel senso che molte persone non lavoravano. Siamo oggi con invece penuria di personale sul porto di Monfalcone. Sono arrivate le navi da crociera, sono arrivati molti traffici di altre navi cargo. E oggi, proprio diciamo in queste ore, inizieremo tutta una serie di operazioni per andare a reclutare nuovo personale al porto di Monfalcone. Ultima domanda, ma rappresenta, poi visto che siamo qui sulle rive di Trieste, un importante sviluppo futuro, quello di poter appoggiare, proprio di lavorare in sinergia con la città e il suo importante polo di ricerca, proprio sì, per lo sviluppo futuro del porto. Diciamo che io ci ho sempre puntato tanto e devo dire che, per esempio, ecco, la nuova notizia recente dell'investimento di British American Tobacco è totalmente legato a questo. British American Tobacco ha scelto la localizzazione e l'investimento su Trieste non solamente per il porto, non solamente per la logistica, ma proprio perché esiste un grande polo scientifico. E io sono veramente contento di questo, perché finalmente riusciamo a mettere a frutto tutti i grandi vantaggi competitivi che questo territorio ha, portando grandi investimenti che significano, per esempio nel caso di British American Tobacco, 600 occupati in più. Benissimo, io ringrazio davvero Zeno D'Agostino per essere stato con noi, per aver riassunto anche un po' quello che Barcolano ha fatto con il Sea Summit, raccontare come eventi come questo che parlano di mare e di sport significano anche però sviluppo economico, ampliando gli orizzonti di quello che significa il mare come risorsa per questa città e questa regione. È proprio così. Domani si godrà la Barcolana, quindi? Sì, spero di rilassarmi un po', perché i giorni della Barcolana con tutti gli ospiti che abbiamo, gli eventi e le cose, sono giorni veramente pesanti, però domani, ecco, ci rilassiamo, guardiamo la regata e ci rilassiamo un po'. Io vi invito anche a dare un'occhiata all'intervista che abbiamo fatto con Zeno D'Agostino per la nostra brochure, sia quello che abbiamo riassunto e brevemente l'articolo, ma anche l'intervista originale, perché è un bel riassunto un po' di tutto quello che si sta facendo nel nostro porto, che tutti insomma devono sapere e approfondire. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie, noi continuiamo allora la nostra diretta con tanti altri ospiti e passo la parola, ringraziando ovviamente Zeno D'Agostino per la disponibilità, ad Antonia Falciano per invece una piccola panoramica dedicata proprio alla salute e alla prevenzione. Vieni pure Antonia che si occupa di Humboldt Trieste, ricordaci che cosa fate. Tutti. Aspetta, sì, parla Antonia. Buon pomeriggio a tutti. E mi fa piacere essere qui, speriamo che saranno tante persone ad ascoltarci, perché parlerò un pochettino di Humboldt qui a Trieste, associazione nazionale volontari lotta contro i tumori, che si occupa appunto sia di assistenza alle persone con la patologia oncologica sia alla prevenzione. Direi importantissimo anche questo aspetto della prevenzione, no? Per questo abbiamo deciso, sì, anche di ospitarti qui per parlare un po' con tutti. Grazie Barbara. E parliamo di prevenzione, parliamo di corretti stili di vita, parliamo che la prevenzione ci salva la vita, lo divulghiamo ogni giorno nella nostra sede, lo divulghiamo attraverso i nostri medici specialisti che continuamente sono nelle scuole, insomma un poco in seminari, che adesso inizieremo di nuovo, conferenze che faremo, e appunto parleranno che è importante farla. Noi nei nostri ambulatori qui a Trieste
abbiamo diverse branche di specialità e abbiamo l'ambulatorio di ginecologia, dermatologia, urologia, nutrizione e anche supporto psicologico, terapia del dolore. E quello che è importante, che io ci tengo tanto a sottolineare, è che la nostra associazione, diciamo che è una realtà quasi unica sul nostro territorio, che svolge valutazione clinica e follow up a pazienti che devono fare controlli ravvicinati, e appunto a tante persone dopo i 65 anni che non hanno più accesso ai consultori, e quindi magari loro pensano che non debbano fare più prevenzione, ma non è così, perché io posso essere la prima a testimoniarlo, anche perché tante persone dopo una certa età sono dirottate verso i nostri ambulatori e purtroppo devono fare dei piccoli interventi che, attraverso anche la nostra associazione, si salvano. Ecco, questo è molto importante. E anche, volevo dire, Barbara, importante per i giovani che in Humboldt anche persone non solo di Trieste, ci tengo a dirlo, perché qui adesso oggi noi sul territorio di Trieste abbiamo tante persone, tanti giovani che non sono di Trieste, che però o lavorano a Trieste oppure studiano a Trieste e non hanno la possibilità di avere un medico dove potersi fare anche un'impegnativa per poter effettuare una visita da noi, e noi siamo un punto di riferimento per questi giovani. Ecco, questo secondo me è importantissimo. Certo, assolutamente importantissimo, ma anche insomma per dare una mano a tutti coloro che magari hanno problemi proprio a trovare una visita in questo periodo, ricordiamo, non posticipare, ma magari approfittare proprio di questo servizio. Sì, diciamo che noi attraverso i nostri medici cerchiamo di snellire i tempi di attesa, ma perché noi non togliamo niente e assolutamente nulla alla sanità, perché un tanto di appello sul territorio, però è anche importante dire che noi come associazione diamo la possibilità ai giovani e non di poter venire da noi a fare una visita con orari diversi da quelli che magari può dare l'azienda, quindi offrire a tante giovani, a tante persone, a tante donne la possibilità di fare una visita quando loro pensano di poter essere liberi. Quindi tanta flessibilità. Tanta flessibilità. Ecco, questo è importante. Antonia, ti ricordiamo, vogliamo ricordare insieme a te in conclusione di questo nostro intervento dove vi possono contattare, tutti i numeri e dove siete. Ecco, allora, noi siamo in Viale Miramare 3. E il nostro numero di telefono è 040, ne abbiamo 10, però diciamo che il numero dove ci contattano è lo 040 41 6636. Siamo aperti dalle 7:30 del mattino fino alle 19:30, quindi orario proprio ampissimo. Bello lungo, ampissimo, e le visite vengono effettuate sia di mattina, sia all'ora di pranzo e sia durante il pomeriggio fino alle 19:30. I nostri medici sono tutti volontari, Barbara, danno la loro disponibilità dopo aver fatto anche una giornata, mezza giornata lavorativa, e quindi questa è una cosa importante proprio perché la loro missione è far sì che tutta la popolazione possa fare prevenzione, e noi ci siamo e ci saremo sempre. Grazie, grazie Antonia. A te, grazie a te Barbara, grazie a Radio Punto Zero, grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato, e viva la Barcolana e buon lavoro. Ora approfitto anche per salutare la nostra nutrizionista che è passata di qui, Claudia Casarsa, che anche lei fa il suo importante lavoro. Lavoro in Humboldt, lavoro in Humboldt, grazie Claudia, grazie Barbara. Grazie, noi torniamo ciao, tra poco. Torniamo tra poco in diretta dal nostro stand sulle rive, tanti ospiti si alterneranno questo pomeriggio, dall'attualità che riguarda il territorio fino ovviamente alla vela. Rimanete con noi, a tra poco. Hit Italia, ogni giorno dalle 16 alle 17 su Radio Punto Zero. Quando tutta questa sabbia finirà, il sole esploderà come tutte le...
perché abbiamo sentito anche negli scorsi giorni tutti gli appuntamenti che i velisti affronteranno in questo periodo. Tra questi, dopo Barcolana, arriva la Veneziana. Appuntamento quindi a Venezia. Per parlarci di questo abbiamo qui con noi anche Pier Vettor Grimani, della Compagnia della Vela, proprio di Venezia, che tra l'altro fa parte anche di un altro circuito più grande, con altre compagnie centenarie di questo territorio, tra cui Yacht Club Adriaco, la Pietas Iulia, per concludere insomma è anche poter condividere un bel momento dedicato a questo meraviglioso sport. Innanzitutto benvenuto, grazie per essere passato di qua. Grazie, io sono appunto Pier Vettor Grimani, così da Compagnia della Vela. Io in realtà sono qui perché faccio la regata domani, siamo qui a Trieste da un mese per fare, sì, abbiamo fatto settimana medica, altrimenti la settimana scorsa e la Barcolana domani, confidando, esatto, nel tempo che sarà sicuramente bellissimo. Sì, come ricordava giustamente, quest'anno c'è una, diciamo, novità, i tre circoli centenari dell'Alto Adriatico, Adriaco, Pietas Iulia e noi, abbiamo organizzato anche una regata di trasferimento di maxi, diciamo, da Trieste a Venezia per fare poi la Veneziana. La Veneziana, ricordo brevemente, sì, certo, è una regata molto particolare perché parte dal mare ma arriva in bacino San Marco. È uno spettacolo unico, chi ha potuto farlo l'ha sempre apprezzata e torna a farle sempre di più sono le barche, perché entrare a vela in bacino San Marco come facevano le navi dei veneziani, ma nello stesso tempo regatare e combattere strambando e bordeggiando nel bacino, nel centro della città, è veramente uno spettacolo unico. Immagino. Aspettiamo tantissimi, un po' anche catturiamo, diciamo così, barche che tornano verso il centro Italia, tornando alla Barcolana, si fermano a Venezia. E questa Veneziana sarà sicuramente bellissima. Sicuramente, immagino già gli scorci meravigliosi. Tra l'altro, Presidente, sarà una Barcolana bella, vivace quella di domani con la Bora. Quali saranno i suoi pronostici? I miei pronostici non ne faccio assolutamente perché sarà una regata vincente per tutti, sicuramente. Ci aspettiamo un bel vento, magari non troppo come gli altri giorni. E l'anno scorso sappiamo purtroppo che abbiamo dovuto saltare, eravamo qui anche l'anno scorso, ma così non sarà domani, ma non diciamo niente. Le perché non porta fortuna. Le butterà un occhio per capire quali saranno i favoriti alla Veneziana. No, guardi, chi sarà la Veneziana? No, dice. Sì, butterà un occhio per capire. Certamente abbiamo dei favoriti. Noi abbiamo anche il Moro di Venezia che batte Guidone la Compagnia della Vela e che è qui, esatto, davanti. Purtroppo soffre un po' il troppo vento, se dovesse essere troppo è un po' un problema, la barca è un po' particolare, certamente nel nostro molto cuore bella, però sì. È bella, ma soprattutto ha un fascino, ha una storia. Una volta ho fatto una Barcolana con loro e devo dire che eravamo noi al centro dell'attenzione, nonostante sia una barca ormai di 30 anni, quindi non più proprio al massimo della sua. Sarà in barca domenica? In barca domenica prossima sarò con la mia barca. Un X41. Barcolana sarà in regata o la guarderà? No, è regata, ah, sia qua che sia domani che domenica prossima, ovviamente. Allora la intercetteremo per sapere poi come andrà. Sicuramente. Grazie non mille. Allora... Grazie a lei e buon vento a tutti. Grazie tante. Il nostro appuntamento continua tra poco, ancora con tantissimi ospiti. Vi invito anche a dare un'occhiata sulle nostre pagine social, perché lì vi abbiamo raccontato proprio in questi giorni anche gli appuntamenti. Abbiamo anche questa mattina accolto gli equipaggi prima degli allenamenti o che aspettavano appena arrivati sulle rive di Trieste. Se andate a sbirciare tra i video di stamattina potete ritrovare anche tanti protagonisti di questa barca. Thank you.
Bentornati in diretta nel nostro stand sulle rive di Trieste. E allora con noi c'è anche il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, grazie. Grazie per essere passata qui da noi dopo la nostra intervista anche per la brochure di Barcolana con il video. Insomma, siamo stati a trovarvi, ma questa volta invece siamo finalmente qui in Barcolana, dove siete presenti anche voi, proprio per parlare di tutto quello che sta facendo Monfalcone per il mare. Monfalcone, insomma, città di mare. Sì, sì, infatti siamo presenti vicino proprio al Mole Audace con una doppia, con uno stand abbastanza bello, dove promuoviamo tutto quello che Monfalcone può offrire. E quando sono diventata sindaco, quando si parlava di Monfalcone si raccontava della città dei cantieri. Oggi si ragiona di tutt'altro. Monfalcone è nautica, Monfalcone è cultura, Monfalcone è sport, Monfalcone è prima guerra mondiale con un percorso della grande guerra più lungo d'Italia. Pensi che noi abbiamo più di 3.000 imbarcazioni, abbiamo un video che stiamo proiettando proprio ora, che abbiamo inaugurato
assieme al presidente Fedriga 15 minuti fa, e che sta proiettando tutto quello che questa città può offrire dal punto di vista delle attrattive ma anche delle opportunità di lavoro. E anche tante opportunità per i giovani, per rivivere il mondo dello sport. Tra l'altro in questi giorni che c'era più vento, so che invece Barcolano fa con tantissimi amanti del kitesurf che trovano proprio a Monfalcone la loro base, hanno potuto comunque sfidarsi tra le onde. Sì, noi abbiamo la possibilità di entrare in acqua per i kite con una corsia adeguata, con un'ordinanza della capitaneria che abbiamo condiviso, e questi ragazzi fantastici sono partiti nonostante il tempo, che insomma non era assolutamente clemente ieri, ma hanno potuto fare le loro evoluzioni. Noi li conosciamo bene perché poi così a Marina Giulia insegnano anche ai bambini e ai ragazzini, ma loro stessi si divertono moltissimo, e quindi siamo dal punto di vista, diciamo, delle attrattive del mare anche, no? Ecco, che però generano PIL, generano posti di lavoro, ma generano anche divertimenti. Siamo assolutamente orgogliosi di promuovere anche questo sport, che da poco è diventato anche sport di federazione, che sarà uno sport olimpico a brevissimo, e che grazie a questi campioni Barcolana oggi e Monfalcone sono promotori e partner così di questa appassionante attività. E poi voi, insomma, con progetti importanti anche a livello europeo state tutelando anche quelli che sono i mestieri nell'ambito della nautica, pensiamo maestri d'ascia e molto altro. Questo è un aspetto davvero davvero importante, proprio per far sì che Monfalcone sia sempre una città viva. Ma diciamo che siamo molto vivi. Ieri, nonostante i 50 nodi di bora, abbiamo sfidato così il nostro vento, peraltro che amiamo, anche se era troppo intenso, e abbiamo inaugurato lo stand assieme agli amici della Croazia, perché uno dei progetti che abbiamo vinto, proprio Frame Sport, parla di questo, parla di integrazione tra il mare e il territorio, e parla della possibilità di avere delle professionalità importanti, no? Come quelle dei maestri d'ascia a cui lei si riferiva. E c'è stata una due giorni su questo fantastica. Il nostro stand racconta anche di questo, ma poi racconta anche di associazioni, di sistema. Riusciamo a lavorare con le associazioni sportive come con l'Associazione Marinai d'Italia. È un sistema che sta dando veramente grande entusiasmo e importanti frutti alla nostra realtà. Non dimentichiamo però che domani saremo in acqua con il trofeo Città di Monfalcone. Esatto, volevo giusto chiedergli. Ecco, il trofeo Città di Monfalcone. Che premierà la l'imbarcazione che si è iscritta nelle nostre società e che arriverà prima rispetto, diciamo, al complesso della regata. Quindi la prima barca di Monfalcone vivrà questo premio, avrà questo premio Città di Monfalcone, che è giunta alla sua terza edizione. E lei sarà in barca? Io vado già questa sera, anzi quando poi vado via da qua salgo come equipaggio su un UFO, pare esatto. Che si possa fare questa sera, e quindi saremo in notturna, e poi domani con la mia famiglia, la mia barca, la mia vecchia barca. Però secondo me la Barcolana non deve perdere questo approccio. Io vado con la mia vecchia barca perché mi piace anche mangiare la polpetta. Domani non ci sarà la possibilità perché c'è tanta bora. Però secondo me sì. Però la Barcolana è anche questa, è la famiglia che si ritrova, che apprezza la possibilità di guardare gli altri che corrono, ma si diverte anche semplicemente per esserci. Grazie Anna Maria Cisini. Grazie a voi. Per grazie essere stata con noi, e buon vento. Grazie a tutti. Grazie. Allora, i nostri ospiti però continueranno a susseguirsi qui nel nostro salotto sulle rive di Trieste. Ci saranno anche tanti protagonisti proprio della regata, e ci raggiungerà anche Andrea Falcon, perché già ci ha svelato tanti interessanti anteprima. A tra poco. Con Clima Assistance la... Thank you.
Bentornati in diretta dal nostro stand sulle rive di Trieste. Parliamo anche di formazione per i giovani, e visto che parliamo di mare, di barche, ma anche abbiamo visto qui nel porto di Trieste tante navi da crociera, anche queste possono essere effettivamente una possibilità per i nostri giovani, e per questo l'ENAIP si occupa proprio di curare dei corsi a questo proposito. Con noi c'è la direttrice Paola Stuparic, benvenuta Paola. La ringrazio molto, grazie dell'invito. E parliamo di quello che è il corso dedicato agli chef a bordo delle navi da crociera. Vediamo un po' dove si tiene, a chi è rivolto e perché partecipare. La ringrazio, è un'occasione per me importante, perché è occasione per rappresentare questa opportunità che è aperta a tutti, sia a persone disoccupate, sia a persone inoccupate che occupate. È un percorso che rilascia una qualifica, un attestato di specializzazione tecnico superiore, quindi è un corso che è rivolto a persone che hanno comunque un diploma di scuola media superiore. E il titolo è accattivante, perché parliamo di chef a bordo delle navi da crociera. Soprattutto è accattivante, insomma, io sono poi affascinata dal mare e anche dalle professioni del mare. È una professione difficile, ma è una professione molto spendibile, perché ha a che fare con la ristorazione a bordo, e quindi con anche tutta una serie, insomma, di peculiarità che sono proprio inerenti a chi fa le professioni del mare. Questo corso inizierà a breve, perché inizia il 18 di ottobre, dura 800 ore e si conclude quindi alla fine di giugno. È un corso, è un impegno notevole, ma è un impegno a forte sbocco occupazionale, perché ci è stato richiesto ed è inserito all'interno delle nostre attività con Costa Crociere, che sta lavorando moltissimo in Friuli Venezia Giulia, e quindi quando poi noi scegliamo di fare una crociera troveremo moltissimi nostri concittadini, o comunque ragazzi e ragazze, giovani e anche meno giovani, che hanno intrapreso una nuova attività professionale. In questo caso le competenze che poi vengono acquisite attraverso questo percorso sono competenze sia di carattere trasversale, perché la vita a bordo è difficile, la relazione con le persone è particolarmente importante, ma soprattutto di tipo tecnico professionale, e quindi ecco, fare lo chef è qualcosa di molto complesso. Certo. E dopo l'esperienza comunque, è una professione che, al di là dell'aspetto che in questo caso coinvolge Costa, e quindi insomma ti mette nelle condizioni di diventare un cittadino del mondo, puoi spendere, no? Un po' dovunque. Lungo tutto l'arco, esatto, della vita e in qualsiasi contesto. E quindi è veramente una bella opportunità, davvero un'ottima opportunità. Facciamo allora anche un breve escurso sugli altri corsi in partenza, per esempio quello per tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche. Sì, questo è un altro corso che mi piaceva rappresentare in questa occasione, in occasione della Barcolana. Poi questo per me è un appuntamento importante, un appuntamento fisso, insomma, di cui veramente ringrazio Radio Punto Zero, perché insomma è un'occasione per rappresentare almeno alcune cose che sono inerenti, no? E che in qualche modo anche rappresentano le potenzialità di questo territorio. In questo caso parliamo per l'appunto di logistica, che su Trieste ha una PIL, insomma, non indifferente. È un corso organizzato dall'Accademia Nautica dell'Adriatico, che so voi conoscete, insomma, che è davvero una realtà importantissima, una realtà di istruzione tecnica superiore, e che qui a Trieste è riuscita veramente in questi anni a dare grandissimo respiro e risposta alle professioni del mare, sia per quanto riguarda la parte, diciamo, degli ufficiali e quindi gli allievi di bordo, sia per quanto riguarda la progettazione navale, ma anche la logistica. E quindi c'è questo corso di logistica, è un corso di tecnico superiore per l'infomobilità e le infrastrutture logistiche, ha una durata biennale, è sempre rivolto a ragazzi diplomati e offre per l'appunto un diploma tecnico superiore che poi è equiparato, questo lo dico per semplificare, a una laurea breve. No? E quindi è una laurea triennale, quindi è un corso molto impegnativo, sì, con fortissimo sbocco occupazionale. Si tiene qui a Trieste e quindi trova con una frequenza impegnativa,
però è davvero un'opportunità per le ragazze e i ragazzi di questo territorio che desiderano avvicinarsi non solo a quello che sono ovviamente le attività in porto o comunque gestite dall'autorità portuale nel comprensorio portuale, ma anche insomma in termini di competitività per qualsiasi azienda che poi opera in questo territorio. Benissimo, avevamo anche Zeno D'Agostino poco fa in apertura con noi, mi spiace quindi, molto, certo, quindi siamo proprio in argomento, sì, parlavamo di futuro, certo, del certo. porto, quindi anche ora capiamo il futuro occupazionale proprio per tutta la città. Grazie, grazie Paola Stuparic per essere stata grazie con noi. Grazie a voi. Grazie, noi torniamo tra poco con altri ospiti, ci ha raggiunto l'equipaggio di Pegaso, lo sentiremo tra pochissimo. Bentornati in diretta su 101 di Radio.0 nel nostro stand sulle rive di Trieste, ma siamo in diretta anche sui nostri social, sulla nostra Radio.0 Web TV. Per questo ringrazio anche Igor da Milano che ci assiste alla regia. E oggi abbiamo con noi anche l'equipaggio di Pegaso che ritroviamo dopo l'appuntamento con la Porto Piccolo Maxi Race, perché li abbiamo premiati proprio con la Coppa di Radio.0 in quanto equipaggio che viene da più lontano. Qui con noi oggi abbiamo Andrea Giovannelli e Roberto Zambelli, detto anche il timoniere
era sfrontato. Come mai, Roberto? No, era solamente una battuta che voleva dire che con questo vento, se non sei sfrontato, non vai da nessuna parte. Direi di sì, è verissimo. Allora, raccontateci innanzitutto da dove arrivate, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, quando siete arrivati qui e come vi state preparando questa barcolana. So che poi voi avete anche dei progetti importanti, soprattutto qualcuno da ricordare, così? Quali sono, sì, gli, diciamo, appunto? Che ormai sono tanti anni che veniamo alla barcolana. Il mio caso è questa qui, è la 21esima barcolana. E abbiamo trovato tante volte anche bora forte, abbiamo trovato anche un clima poco accogliente, però siamo sempre riusciti a cavarcela e a fare anche dei buoni piazzamenti. Bene. E questa volta abbiamo visto che purtroppo non abbiamo potuto fare delle prove in mare, a provare le vele, a provare i gennaio, a provare un po' tutto il sistema, perché non siamo riusciti a uscire con questa bora veramente inclemente. Speravamo di uscire oggi pomeriggio, perché abbiamo ancora da fare una prova con un fiocco e provare anche la seconda mano di Terzaroli, però non siamo ancora sicuri se riusciremo a farlo. Speravamo in un calo della bora, giusto un'oretta per fare queste prove, ma noi ci speriamo, dopo becchiamo anche Sergio Nordio, vediamo che novità ci dà. Che previsioni per domani, sì. Che domani sarà veramente importante, perché con questo vento può essere anche un po' pericoloso muoversi tra tante barche, soprattutto alla partenza, quando tutte le barche sono lì concentrate in un piccolo fazzoletto di mare. E ho visto succedere tante cose nel corso della storia della barcolana. Certo, infatti è vero. E poi Andrea, condizioni decisamente diverse dallo scorso fine settimana, quando ci siamo ritrovati per la Porto Piccolo Maxi Race. Era estate con il giusto vento un giorno, poi c'è stato, insomma, magari qualche momento un po' meno ventoso, però erano le condizioni perfette. Sì, la scorsa settimana le condizioni erano per noi ideali. Vento tra 12 nodi e 6-7 nodi, che per la nostra imbarcazione la fanno rendere al meglio. Ci siamo divertiti molto, l'equipaggio ha girato bene. Il primo giorno eravamo sottodimensionati come equipaggio, eravamo circa la metà dell'equipaggio per via di problematiche lavorative, perché non siamo professionisti, certo. Non tutti sono professionisti in barca. Poi il secondo giorno invece eravamo più in forza e ci siamo divertiti molto di più. È stata una bella regata, la Maxi Race, da tanti anni che la facciamo e continueremo a farla, penso. Bene, quindi a questo punto ci si prepara per barcolana, cioè volete approfittare per salutare qualcuno che vi segue magari da Rimini o per ricordare... Il nostro amico Romano. Sì, volevamo ricordare il nostro amico Romano, che è stato con noi per 20 anni e purtroppo ha avuto un incidente in moto ed è passata miglior vita ai primi di agosto di quest'anno. Quindi questa regata la dedichiamo anche a lui, perché insomma sappiamo qual era la sua passione per la vela, il lavoro che ha fatto, insomma, poi il legame di amicizia che ci legava. Quindi viva Max! Grazie, allora ricordiamo anche Romano, che dire, vi auguriamo buon vento, che sia un buon un vento. Grazie mille. E ci ritroviamo domani prima e dopo la partenza per sapere le aspettative dell'ultimo minuto e poi com'è andata. Perfetto, grazie ragazzi. Buon lavoro. Grazie ancora. Grazie lavoro. Per essere stati con noi. Buon intanto lavoro. Ci sta raggiungendo anche Andrea Falcon, che avrà moltissimi ospiti ai nostri microfoni. Ricordo che la barcolana la potrete seguire anche in diretta sulla nostra Radio.0 Web TV per avere uno sguardo proprio anche sul campo di regata.
Torniamo in diretta sempre dal nostro stand sulle rive di Trieste, ma parliamo anche delle realtà, insomma, del nostro territorio che hanno dato una mano sia per aiutare, insomma, tutti noi ad assaggiare e a provare prodotti di qualità anche delle aziende della provincia di Trieste, non solo di Tor Friuli Venezia Giulia, né i migliori supermercati come sono i supermercati Bosco, ma anche per le opportunità per i più giovani. La famiglia Bosco è una famiglia numerosa, tutti insomma lavorano proprio per portare avanti questi loro supermercati dove ci si sente sempre un po' a casa. Con me c'è Fabio Bosco, benvenuto Fabio. Grazie, grazie, un saluto a tutti e a tutti gli ascoltatori, a tutti i triestini. Allora, dicevamo che avete sempre pensato di investire sui giovani. Esattamente, qua oggi ho portato le mie due nipoti, io sono il nonno, quindi ci sono tre generazioni, di fronte a me c'è mia figlia ma non si fa vedere, ma ho qua le due nipoti. Se le mettessimo a lavorare verrei arrestato sicuramente per sfruttamento dei bambini, dei minori, una ha 15 anni e l'altra 11, però se un giorno volessero lavorare avremmo la sesta generazione che lavora in azienda Bosco, e non è poco, penso che ci siano pochissime aziende che hanno la diretta discendenza di sei generazioni, perché ci sono negozi molto antichi ma magari sono passati per altre famiglie, sono stati acquistati. Noi abbiamo una discendenza diretta, spero solo che abbiano voglia di lavorare. Se uno vuole fare l'ornitologa mi va bene lo stesso, non ho problemi. L'ornitologa, ecco. Però okay. Sì, non ha importanza. Però abbiamo qui, abbiamo anche qui, facciamo due battute con... Piacere, Sofia Tamburino. Ah, ciao Sofia, allora tu insomma immagino che ormai comunque vivrai la realtà dell'azienda, della famiglia, no? Sì, ecco, fin dall'infanzia mi sono, diciamo, come bambina insomma mi sono interessata sempre a quello che è la nostra azienda e diciamo il futuro di essa. E diciamo non so ancora quale sarà il mio, certo, il mio futuro ovviamente data la mia età, però se ne avrò le possibilità e la voglia sarò molto contenta di lavorare all'interno di questa azienda. Bravissima, io suggerisco la comunicazione però perché è bravissima a parlare. Ma è brava, sì. Allora Fabio, velocemente, allora, ricordiamo anche non vi parlo di birre come due anni fa, perché l'anno scorso non si parlava più, c'erano dei problemi, sappiamo c'era il Covid. Ci sono tantissimi prodotti però. Certo, ci sono tantissimi prodotti, per dire la verità un unico accenno alla birra: è in produzione l'ultima birra di mio nipote, sapete che è la birra artigianale, sì, certo. È una IPA che sarà pronta la prossima settimana. Bene, quindi abbiamo gli aggiornamenti. Però Fabio, ricordo che Giorgio è stato anche con noi, con lui abbiamo vissuto una puntata di Radio Chef, gli abbinamenti con i vini, ma se ci seguite trovate ogni settimana tanti consigli che diamo anche, certo, voi. Certo, qua c'è mio fratello che ne parla con più dovizia di particolare di me, scusate, il triestino ogni tanto mi cade. Beh, ci sta. Ecco, ci sta. E invece vorrei parlare invece, sì, di alcune cose che noi dal punto di vista pubblicitario, etico, sì, le abbiamo sempre trascurate, per colpa proprio nostra, perché consideravamo certe cose morali, naturali e obbligatorie per un imprenditore. E invece tanti altri nostri concorrenti molto più intelligentemente hanno fatto una bella pubblicità. E vorrei raccontare quello che noi abbiamo investito per la salvaguardia dell'ambiente, sì, negli ultimi anni. Sì. Abbiamo 8 punti vendita di alimentari, quindi supermercati, e un brico, quindi 9 punti vendita. Dal 2017 a quest'anno ben 5 sono stati completamente ristrutturati. E abbiamo guardato moltissimo alla salvaguardia dell'ambiente. I riscaldamenti non usano più composti di petrolio, zero, abbiamo tutto pompe di calore. I frigoriferi sono tutti a largo risparmio, con le porte inserite, se vedete nei nostri negozi sono tutti con le porte. I LED sono stati inseriti al posto dei neon. E anche i motori, che non usano più i clorofluorocarburi, i famosi CFC, quelli, certo, da noi, certo, anche questi sono stati inseriti. Benissimo. Il prossimo bene. Anno ne faremo il sesto negozio, quindi su 9 negozi 6 sono stati ristrutturati
ecco, guardando, baciando l'ambiente, diciamo, e pensando al futuro dei nostri nipoti che sono qua presenti. Benissimo, bravo, bravo Fabio. Ecco, avrei piacere che i triestini sapessero quanto sforzo abbiamo fatto, perché sono milioni di euro investiti anche a favore dell'ambiente. Fatto bene a ricordarlo. Allora, grazie a Fabio Bosco per essere stato con noi, grazie ai supermercati Bosco che ci accompagnano ogni settimana a Radio Chef. Certo, grazie a voi. Grazie, buona barcolana anche a voi. E un saluto a tutti, arrivederci. Benissimo, allora tra poco altri ospiti con noi nel nostro salotto dedicato a barcolana. Tra l'altro approfitto anche per ricordare, c'è anche Andrea Falcon che se forse si siede, se non approfitta per fare ancora qualche giretto sulle rive di Trieste. E volevo ricordare anche gli appuntamenti che oggi pomeriggio comunque si terranno, proprio in calendario dedicato alla barcolana. Stamattina c'erano anche le partenze, poi magari ci aggiorneremo su come è andata. È partita la Classic, Andrea, sai notizie? Barbara, lo sai che sono molto poco se è partita la Classic, sto andando in giro per le banchine e sono come... non è una scusa, sono veramente distratto, sono, nel senso che dopo... Sei fatto coinvolgere dall'aria di... Brava, no, noi in genere arriviamo gli altri anni a questa giornata che abbiamo già macinato, no? Consumato le scarpe in banchina, ma sì, abbiamo anche bevuto, Igor, quello che ti pare, ma questa bora che ha chiuso il villaggio per due giorni, io sono arrivato qui oggi, sembrava, cioè, mi sembra di stare a carnevale, sì. Il sole, è tornata la primavera e sto andando in giro per gli stand, no? Quante volte in questi giorni il nostro pensiero è andato anche agli espositori, che, cioè, voglio dire, certo, no? ci dispiace per il loro lavoro e il maltempo. Però, che insomma, vuoi? Questo sabato penso che comunque ha regalato un... Io sto andando in giro, lo sai che mi piace chiacchierare, e la mia domanda adesso fissa è cosa succede domani, no? Perché dopo, non so se è già passato, dopo passerà Nordio, certo. Lui è la fonte ufficiale, però poi mi interessa anche sapere quello che studiano i velisti sul meteo di domani. Addirittura c'è qualcuno che mi ha detto, ma secondo me sarebbe da anticipare, non da posticipare, quindi pensa un po' in che condizioni siamo. Sì. A Trieste, lo sappiamo, c'è il grande navigatore Giancarlo Pedote, sono sì. poco fa passato per la sala stampa, era lì a fare interviste one to one con i giornalisti, qui. Mi sono fatto vedere, alle 18 è confermato che sarà qui con noi. Ci sono Ruggero Tita e Caterina Banti, medaglia d'oro, esatto. A Tokyo, verrà Lorenzo Bodini pure, sì. Che ci tiene a farci un saluto pure lui, e noi siamo contenti perché sta con Way of Life, però insomma, no, velista italiano, triestino molto forte, Ugo Loser, Arca è uscita in mare, quindi, è uscita, quindi... e se sbirciate sul nostro sito, sulla nostra pagina Facebook, sulle nostre storie, c'è proprio Arca che sta partendo per le prove. Partita, se non sbaglio, mezzogiorno e mezza, quasi l'una, che c'era abbastanza vento e quindi era l'unica che è partita in quel momento, perché noi abbiamo fatto un po' di interviste in banchina, eravamo già operative stamattina presto. E no, te Barbara non eri operativa già, a tutti voi, non eravate operativi già questa mattina presto, non avete mai smesso di essere operativi, cioè io, cioè non avete mai smesso. Molti ci hanno io detto... Io mi faccio l'antidoping. Molti ci hanno detto che è l'area di mare, ci hanno detto che non sarebbero usciti nel pomeriggio, qualcuno sì. ci ha detto che forse ma infatti ci tengo a precisare, Ugo Loser negli anni passati l'abbiamo invitato anche come veste di sponsor, amministratore sì, delegato sì. di Arca Fondi SGR, è insomma, vero, oggi questa cosa a me non interessa, lui è triestino, è velista, voglio proprio la testimonianza a bordo di Arca con questo vento in mezzo al golfo. So che hanno provato 2-3 volte il giro del sì. percorso della barcolana, e quindi siamo oggi curiosi. Sì, lo trattiamo tanto, da velista come tutti gli altri, assolutamente. Comunque oggi c'era anche la regata One Design che abbiamo visto in fondo quando riprendevamo le interviste verso Miramare, poi ci sarà stasera la regata degli UFO, prima è passata anche il sindaco di Monfalcone che parteciperà anche quest'anno, quindi siamo curiosi. Alle 19 è quella bellissima regata che ci fa vedere quelle lucette suggestive. Sì, Barbara, e poi ti dico una cosa, adesso c'era qui Maria che mi ha detto, cioè, mi aveva dato le cuffie, ho detto no, tanto l'intervento è breve.
Beh, io dopo, dopo me le metto perché non ho sentito niente. Ti metterai le lo so, infatti. No, è bellissimo, c'è un'atmosfera, c'è un'atmosfera rock and roll stupenda, mi piace intanto, molto. Intanto cioè, ci sono io perché adesso arriverà anche la nostra cassa spia, se no andremo noi a recuperarla. Così no, se no sembra che noi siamo qui isolati dal resto del mondo, invece bisogna far capire a chi ci ascolta. Appunto. Si sente. C'è veramente, è bellissimo. Che anche gli ospiti sembrano. No, ma è bellissimo. Finalmente c'è l'atmosfera della barcolana, quella col vento, il sole, stupendo. Io sono gasato, non si è capito? Sì, dai Barbara, sì, basta, sì, ti mollo il microfono. No, tranquillo, a tanto dopo. Ne abbiamo due. Comunque ci ha raggiunto invece, ma rimani perché io voglio anche testarti la tua conoscenza in ambito proprio di quello che è anche la geologia o la sismologia. Allora devo mettere le cuffie però io. Che si occupa proprio. Le posso mettere? Eccole, tieni qua. Le cuffie per... Andrea, perché con noi c'è Stefano Parolai che insomma ci ha sempre aggiornato su quello che è la situazione in regione per quanto riguarda la sismologia. Ogni mercoledì per un bel periodo avevamo fatto degli appuntamenti. Benvenuto Stefano. Buongiorno a tutti, ciao Barbara. Grazie per essere qui, ricordaci di che cosa ti occupi e sì, anche... Io sono sismologo e lavoro all'OGS, dirigo il centro di ricerche sismologiche dell'OGS che si occupa del monitoraggio sismico in tutto il nord-est italiano. Quindi passiamo dalle onde del mare alle onde della terra invece. Ah sì, così. Sempre onde sono, insomma, un pochino diverse però insomma, sì, sono... parliamo di onde. Esatto, sono tanti tra l'altro gli studi affascinanti che state facendo negli ultimi periodi. In particolare quelle che hanno coinvolto anche i più giovani. Sì, la cosa più importante in questo momento di cui abbiamo parlato anche recentemente, questa iniziativa legata al premio dedicato a Marco Mucciarelli, che quindi sta andando avanti, abbiamo ricevuto adesso le applicazioni di tanti giovani che si sono laureati in geofisica, in ingegneria e in temi geologici e quindi li stiamo valutando, speriamo di avere... dei bei premi anche quest'anno. Ci farai sapere di più insomma. Assolutamente sì. Poi c'è il vostro sito e anche le vostre pagine social dove voi ogni tanto proprio vi occupate di sismologia e magari sono anche degli argomenti affascinanti da approfondire per chi vuole saperne di più e non soltanto nei momenti di emergenza. Sì, è anche importante ricordare poi che OGS è comunque un po' partecipa qua alla Barcolana con la nave Laura Bassi. Esatto, e il gruppo di oceanografia è molto attivo, quindi OGS non è solo sismologia ma anche soprattutto oceanografia, geofisica in generale, su temi che sono più legati alla Barcolana dei nostri. Certo, però insomma abbiamo voluto un po' toccare tutti gli argomenti. Noi poi ci ritroveremo sicuramente Stefano con i nostri appuntamenti. C'è qualcosa in particolare oltre il premio che vuoi ricordare, qualche curiosità che ci siamo persi? Mi piacerebbe appunto ricordare che come dicevi noi siamo molto attivi anche sui social e quindi tutte le persone possono ricevere informazioni continuamente su quello che sono gli eventi sismici in generale che accadono nella regione, quindi tenersi informati attraverso la nostra pagina Facebook, il sito di RTS e quindi ricevere continuamente informazioni e non dimenticarsi che purtroppo i terremoti fanno parte della nostra vita, certo. Fanno parte dell'attività della Terra. Appunto, la sismologia si occupa soprattutto di quello, il nostro pianeta è vivo e quindi ovviamente per in continuo fortuna. Movimento. Sì. Giusto. Grazie Stefano perché ci regali sempre anche questo approfondimento. Grazie a voi e alla prossima allora. Buona Barcolana. E buona continuazione. Buona Barcolana. Ciao. Grazie Stefano. Hai visto Andrea di quanti argomenti parliamo qui nel nostro appuntamento? Sì, però oltre che studiare la sismologia ci vorrebbe anche qualcuno che studiasse meglio la bora perché cioè a me se... no ma ieri tu lo sai io vengo qui e sono ospite sempre in casa tanti amici qui a Trieste però mi stupisco del loro stupore anche fascino di quando arriva la bora dico ma voi siete nati con la bora e con la bora di questi giorni comunque continua sempre ad affascinare viene vista con stupore vedo tanta gente anche qui di Trieste che si ferma a fare le foto e poi alcune strutture insomma adesso il villaggio insomma no è stato chiuso non è che lo sto dicendo io come che adesso mi avventuro in discorsi di chissà quale genere però vuol dire che la bora mette ancora in difficoltà tipo il villaggio non è dovuto stare chiuso per la sicurezza e tutto e quindi ogni tanto mi domando ma questa bora qui la conosciamo veramente a fondo insomma le ma è impossibile non hai ancora capito che non si può conoscere si può... fino in fondo la bora mi piace mi... guarda
mi piace questa tua versione. Che abbiamo qui? Un amico sportivo. Amico sportivo? Io sono diventato. Vabbè, cioè, sai, da che cosa hai tu? Essere amici su Facebook, insomma, conta poco. Però, insomma, da quando l'ho incontrato, che cos'era? 2 anni fa. E poi seguo le gare che organizza lui, insomma, adesso non voglio anticipare niente, però magari se la Bora ti ha rinviato qualche volo potresti restare e la prossima domenica partecipare anche tu alla corsa dei due castelli qui nel centro di Trieste, un appuntamento veramente imperdibile. Per questo abbiamo Michele Gamba di Promo Run a raccontarci tutte le anteprime, quale sarà il percorso. Quindi una domenica si va a vela e l'altra domenica si corre, vero Michele, benvenuto. Ciao, grazie. Sì, manca pochissimo, manca una settimana, per cui ormai ci siamo. Tanto voglio dire che abbiamo dei numeri record, come non mai. Questa è la 5ª edizione, siamo già a quasi 1000 iscritti online, per cui un successo. Molto bene. Sì, importante, perché comunque 1000 persone, 1000 iscritti, e sta aumentando il numero dei partecipanti, vuol dire che comunque la manifestazione sta facendo breccia. Percorso sempre lo stesso, un percorso comunque molto affascinante, paesaggistico, con partenza dal castello di Miramale e arrivo al castello di San Giusto attraversando la città, le rive, il Porto Vecchio, Piazza Unità. Questo per la gara competitiva di 10 km. Quest'anno abbiamo una novità molto importante, ci sarà anche La Family. Ci sarà la Family, grazie a Dio, perché insomma questa pandemia ci dà tregua, speriamo che non ci sia più. Sì, per esatto. Cui sicuramente ritornerà la Family, ma abbiamo una novità che è la Ten. La Ten, che è praticamente una gara non competitiva, che farà lo stesso percorso della gara competitiva, per cui arriveranno fino al castello di San Giusto. Quindi sempre 10 chilometri. Sempre 10 chilometri. Diciamo che una non competitiva, però per degli atleti già avviati, che hanno la possibilità di partecipare anche se non sono tesserati FIDA. Ah, bene. Perché abbiamo un tempo massimo per finire la gara, anche perché il 17 ottobre qua a Trieste ci sarà il ballottaggio. E quindi tanti appuntamenti, dicevamo la Ten è appunto sulla 10 km, per chi invece volesse fare la Family Run 8 km. Per chi dovesse fare la Family Run ci sono 8 km e arriveranno in largo città di Santos, anche lì abbiamo dei numeri importanti. In tutte e tre le manifestazioni c'è una cosa importante che voglio dire, che le donazioni, ci sarà una donazione da parte della Promo Run, da parte di chi si iscriverà, perché una percentuale delle iscrizioni andranno al burlo garofano per un progetto che si chiama L'Angolo di Costanza, una coccola per le mamme. Ti sentiamo Michele, so che c'è l'altoparlante della Villaggio Barcolana, ma noi sentiamo molto bene comunque, quindi tranquillo, abbiamo sentito di questa bellissima iniziativa, quindi iscrivetevi. Cosa bisogna fare per iscriversi? Per iscriversi è molto semplice, fino all'11 ottobre sul sito Promo Run, poi da mercoledì 13 in piazza Sant'Antonio, mercoledì e giovedì 13 e 14 dalle 16 alle 18 e poi venerdì e sabato dalle 10 alle 19. Grazie Michele, allora tutti pronti per questo appuntamento con la corsa dei due castelli, grazie per essere passato con noi. A questo punto godiamoci la Barcolana, che poi si passa dal mare alla corsa su strada. Grazie, viva la Barcolana e viva la corsa dei castelli. Grazie Michele.
ritrovati allora in diretta dalle rive di Trieste nel nostro stand in Barcolana per parlarvi ancora di vela e di approfondimenti, ma nel frattempo ci vengono anche a trovare tanti nostri ospiti consueti, come ad esempio Marina Maroncelli. Tieni Marina il microfono, benvenuta, e come stai? Dove stai andando di bello? Ciao a tutti. E intanto venivo qui da noi perché è un rito. Hai visto la foto di 7 anni fa? Quando sì. C'era anche Igor. C'era anche Igor, eravamo tutti noi sempre, Igor, e sempre anche tutti belli, e quella volta anche con un caldo incredibile. Questa è una Barcolana un po' selvaggia quest'anno. Però effettivamente dai, oggi è una festa incredibile. Io poi sì, sono nello stand vicino, Camera di Commercio, una banca che appunto ci ha sponsorizzato di nuovo Barcolana e il resto. E siamo qui perché oggi c'è veramente tanta gente in giro, Barbara, di nuovo. Verissimo, verissimo. Per fortuna la gente aveva voglia di questa Barcolana, il villaggio chiuso è naturalmente per precauzione, perché la Bora ha fatto da padrona e non ha chiaramente soddisfatto tutti quelli che poi sono venuti da fuori Trieste, e ce n'è una marea veramente. Sì, è vero. E ho sentito bellissime cose anche per le barche domani, grande competizione mi pare. Qui abbiamo l'esperto, quindi non mi addentro in questi meandri, ma è solo un commento da profano. Però Marina, tu che invece sei una che di stile e anche di intrattenimento se ne intende, che cosa suggerisci a chi viene in città, chi viene a Trieste oggi, per carpire già con la Bora? Veramente penso che colgano l'anima di Trieste. Sicuramente. Ma, non so, una passeggiata, quali sono le zone più in che consigli? Beh, sicuramente restare in città in questo momento anche aiuta molto, perché effettivamente c'è tantissimo da vedere. La nostra città offre ogni angolo, ogni spunto, ogni festa, ogni momento proprio in questo, no? In questa giornata particolare, perché si è ridotta a oggi e poi sarà domani. Però anche il Carso con tutte le sue sfaccettature, Barbara, e tutti anche i prodotti che noi stessi pubblicizziamo, raccontiamo, certo, no? Nella nostra radio, hanno aiutato a fare delle colazioni straordinarie, ho sentito, sul Carso, quindi anche quello può essere un percorso simpatico. Però effettivamente, visto la Bora che si sta anche alzando, restare in città in questo momento può essere molto produttivo, no? Vedere un po' le barche che comunque abbiamo e sono qui ormeggiate dietro a noi, cercano di tenere duro e ce la fanno perché sono bravissimi tutti. E poi beh, c'è lo poi vedremo quando tornano. Beh, veramente sarà attenti, no? Sì. Effettivamente. No, c'è quel video, quella foto del Maxi Iena ieri. Sì. Ah, sì, molto sì. Molto sì. Sbandato. Sì, stava per cappottarsi. Siccome... Ah, lo vedi che pure tu dici cappottarsi. Io ho detto io questo. Lì volevo arrivare. E non è così? No, il titolo del giornale dice cappottare. Certo. Si dice scuffiare, ragazzi. Hai capito? Siamo alla 53esima edizione della Barcolana. Noi non così ci siamo passati sopra, ma che ci passi sopra il nostro giornale locale è gravissimo. Hai capito? Hai capito? Facciamo un po' di terminologia qua. Sì, insegniamolo a questi quattro giornalisti. Parole, in 53 edizioni, dai, quattro parole. Scuffiare. Dai. Scuffiare. Tra l'altro era proprio dietro di noi mentre facevamo l'intervista con Sergio Nordio, che ci diceva sì, la Bora in calo, e dietro c'era Maxi Iena. Beh, comunque bello. Abbiamo avuto dei momenti alterni, delle fasi alterne negli anni, Barbara, sì. Perché c'era caldissimo e abbiamo visto appunto il resoconto dei social che ci manda queste foto che nel tempo noi abbiamo sempre immortalato, e poi anche del freddo e del vento, peggio di questo anche, perché mi ricordo delle interviste che abbiamo dovuto assolutamente stoppare, chiudere tutto e trasferirsi in studio già anni scorsi. Eravamo per in studio cui... fino a ieri. Ecco, e per cui la storia si ripete, la Barcolana è sempre un'incognita. È sempre una sorpresa. Sì, sì, eravamo qui, cos'era, mercoledì, no? Sì. Abbiamo iniziato qui alle 17 la nostra striscia quotidiana dedicata alla Barcolana, come ogni anno, il mercoledì dalle 17 alle 19 e poi tutti i giorni dopo sempre dalle 17 alle 19.
E niente, alle 18, no, poco dopo le 18 c'hanno... hanno chiuso il villaggio. Sì, noi avevamo un ospite, eccolo qui, altri ospiti che arrivano. Sì, e sì, siamo dovuti andare da qui allo studio. Per fortuna è tutto in zona e quindi va bene, va bene così. Intanto entrano altri ospiti, Barbara, non volevo interrompere. No, ma va bene così perché è sempre molto vivace e molto vario. Esatto. E su questo ci divertiamo. È vero, Marina. Ecco, Barbara, e comunque ci sono degli ospiti sportivi, quindi passiamo la parola. Certo, grazie allora a Marina Maroncelli per essere passata. Ci ritroviamo domani, sarai sicuramente indaffaratissima ad accogliere tanti ospiti per farvi gustare i prodotti dei nostri territori. Invece ci ha raggiunto Stefano Bareggi con Andrea. No, ma allora sì. È il mio amico Stefano Bareggi, Stefano, che mi viene a ricordare che l'ospite si chiama Ugo Loser. Ma noi lo sappiamo ora, già. Ora Ugo Loser si mette a ridere perché dice: va bene, insomma, va bene che Falcone ogni tanto qualche gaffa la commette, però insomma, Ugo Loser ormai l'ho imparato, no? E come dicevamo prima, allora, Ugo Loser, amministratore delegato di Arca Fondi SGR, main sponsor della barca del Fast and Furious Sailing Team. Però, Ugo Loser, sei d'accordo se parliamo di vela oggi, insomma, perché sei d'accordo, no? Assolutamente sì. Ecco, va bene. Allora, triestino, anche velista, quindi membro dell'equipaggio, non solo sponsor, quindi, ma anche membro dell'equipaggio di Arca, la barca del Fast and Furious Sailing Team, una delle barche più ovviamente conosciute, famose. Ieri Furio Benussi, lo skipper, si è dichiarato quest'anno outsider della barcolana. Tu sei d'accordo? Assolutamente, direi che questo è un progetto partito 3 anni fa insieme a Furio. Abbiamo preso una barca che doveva essere rottamata, l'abbiamo rimessa in grado di navigare e siamo andati assieme a prenderla alle Baleari. Abbiamo fatto dalle Baleari a Trieste assieme, siamo diventati in questo trasferimento grandi amici con tutto l'equipaggio. E ha avuto un refitting importante, quasi completo, fatto qui con le professionalità straordinarie che ci sono a Trieste in questo campo, su tutta la parte elettronica, su tutta la parte idraulica, lo scafo, abbiamo messo il timone di prua, quindi tanti interventi. Abbiamo fatto adesso le ore in mare necessarie per imparare a farla camminare come si deve. Quest'anno è stata una stagione ricca, veramente ricca di soddisfazioni. E siamo qui per quello che per noi tutti i triestini è, no? L'evento clou, il trofeo a cui puntare. Sì, l'abbiamo ricordato, Arca quest'anno ha avuto una stagione molto intensa, è partita a maggio con una regata dedicata così al Moro di Venezia, poi in Tirreno 151 miglia, Palermo Monte Carlo, Giraglia e poi la Rolex Maxi Yacht a Porto Cervo, grandissimo appuntamento per i Maxi. Però poi qui adesso a Trieste inizia un'altra stagione, avete partecipato anche al Bernetti, insomma, che abbia una regata fatta con pochissimo vento. Lì, insomma, non è andata benissimo. È andata proprio male. Ecco, non è... apposta. Non è andata bene. È andata male nel vento leggero. Allora, Ugo Loser, noi proprio voglio parlare con te proprio da giornalista velista. Siete stati fuori ad allenarvi qui a Trieste, soffia la bora ormai da 3 giorni, ieri addirittura punte massime di 50 nodi, che se uno ci pensa, cioè già 30 sono tanti, 50 immaginatevi, insomma sono tanti di più, insomma si trovano in oceano 50 nodi, a Trieste invece accade anche questo. Oggi siete usciti e raccontaci tutto, noi non sappiamo niente, io sono proprio curioso, voglio sapere quanto vento c'era, se è difficile con le condizioni, anche in vista di domani, no? C'è chi la vorrebbe anticipare, chi posticipare, chi parla alla stessa ora, questo è relativo, cioè voglio sapere un po' tutta, allora, la vostra esperienza di oggi pomeriggio. Abbiamo passato 6 ore fuori a provare la barca in tutte le condizioni, in tutte le andature e con varie vele. Devo dire che le condizioni a un certo punto erano impegnative, molto, perché c'erano 35 nodi con raffica sopra i 40,
quindi devo dire impegnative. L'equipaggio è rodato, dopo tutte queste regate non ha sbagliato nessuna manovra, la barca si è comportata molto bene, abbiamo superato i 25 nodi di velocità. Devo dire che abbiamo provato sia, diciamo, il fiocco piccolo, le trinchettine fiocco fino alla 2, l'equivalente dello spinnaker gigante pure. Devo dire che la barca è veramente ben bilanciata, si è comportata benissimo. È stato entusiasmante, perché provare a giocarci con 35 nodi, 30 nodi, era sempre sopra i 30 al vento. È stata un'esperienza. No, ma sono molto impressionato, cioè impressionato, insomma, sorpreso che abbiate provato la 2. Ecco, ripetiamo, la 2 sta per asimmetrico, che appunto, come dice, è uno spinnaker asimmetrico. Quindi una vela, insomma, che con 30 nodi, insomma, ci vuole anche una certa esperienza a tirarlo, a issarla. E che sensazione c'è con la 2 su? È lì che avete fatto la velocità record di oggi? No, l'abbiamo fatto col fiocco. Accidenti. Col fionco di traverso, no, la 2 l'abbiamo messo di poppa piena. Abbiamo provato a rollarlo, no? Perché con queste condizioni rollare una vela sono 680 metri quadri, quella vela lì, quindi è la vela più grande che abbiamo. E devo dire che io guardavo i carichi sulle volanti, che erano sempre sopra le 10 tonnellate, no? Sono arrivate 13-14 tonnellate di carico, e questo dà l'idea della dimensione, delle forze in gioco in una barca del genere. È chiaro che, insomma, avere questa collezione di stelle con tutti questi titoli mondiali al loro attivo dà una certa sicurezza di vedere la barca volare, perché è una barca dalle dimensioni veramente impressionanti. Allora, chiacchiericcio a bordo di Arca, insomma, dopo questa uscita, sì, ti vedo bello rilassato, immagino quindi che tu un po' rifletti le buone sensazioni, immagino quindi sia stata un'uscita, diciamo, piacevole, diciamo, in termini di soddisfazione del test. E voglio sapere anche il chiacchiericcio invece in vista di domani, se si parla, si dice qualcosa. No, non allora la sensazione è chiaramente ottima, ha funzionato tutto, non si è rotto niente. La barca ha fatto appunto i record di velocità in questo assetto senza rischiare niente, quindi devo dire tutti molto molto contenti. E domani chiaramente proveremo a giocarcela, come sappiamo e come abbiamo visto in molte occasioni, avere la barca che va bene non è... è l'unica condizione, ma ce ne sono tante altre di variabili, però direi che l'equipaggio l'ho visto tutto molto sereno, molto contento, anche provato, perché 6 ore fuori a cambiare vele con 30 nodi di bora, insomma c'è stato un lavoro fisico notevole, ma li ho visti tutti molto motivati, molto in forma. È un equipaggio straordinario. Finalmente, insomma, abbiamo quell'armonia e quell'intesa a bordo che si trova solo con tante 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 ore di navigazione, di regata fatta assieme. E credo che le regate in Tirreno, che sono tutte molto lunghe, no? Palermo, Monte Carlo, la Giraglia, aiutino a creare questa intesa e questa capacità di comunicazione unica. Sì, lo ricordiamo, insomma, in barca su Arca molti hanno le cuffie e il microfono come noi per comunicare, un po' per il vento, un po' anche per la distanza molte volte tra un membro dell'equipaggio e l'altro. Goloso, l'ultima domanda, prima hai ricordato un po', hai fatto benissimo la storia di questa barca, di quando l'avete presa voi, è una storia importante perché è proprio quella, no? È questa operazione che si sposa poi con la filosofia aziendale di Arca Fondi SGR. No? Quindi alla fine sponsor e barca che si sposano in un progetto unico. Assolutamente, noi crediamo moltissimo in una missione anche sociale di questa iniziativa, che si sposa con la nostra filosofia. Abbiamo tante associazioni di volontariato, dal Porto dei Piccoli
no, dai una mano alla Susan Pittini con cui collaboriamo e lavoriamo, e poi One Ocean Foundation, che voglio menzionare, di cui facciamo parte. E in più, insomma, la filosofia, crediamo che i talenti, la motivazione, l'organizzazione, la leadership vengano prima dei budget e del mezzo. E noi abbiamo dimostrato che con un budget estremamente limitato su questa barca, però con grande passione, grande professionalità, questo gruppo di assoluti fuori classe è riuscito a raggiungere dei risultati che due o tre anni fa sarebbero stati impensabili. E devo dire che vincendo la giraglia ci siamo guadagnati anche il rispetto del mondo dei maxi, che prima ci guardava un po' dall'alto in basso, no? Perché noi stiamo attenti a quanti panini compriamo, mentre loro hanno una profusione di budget e di mezzi, no? Senza limiti. E virti alla giraglia, è stata una grandissima soddisfazione. A proposito dei panini, Barbara, Ugo Loser è talmente carico e gasato di essere qui a Trieste, nella sua Trieste per la Barcolana, che ha postato anche qualche immaginetta sul suo profilo personale di Facebook, e ce n'è una molto interessante con i biscotti di Arca, proprio biscotti fatti a forma di barchetta col cioccolato, insomma, insomma, io prima sono andato e ne ho mangiato uno molto buono all'hospitality. Ecco dove vai quando noi Beh, io vado a raccogliere informazioni perché poi la devo raccontare questa cosa, non posso dire che un biscotto è buono se non l'hai assaggiato, appunto. No, devo dire che quella è la panetteria dove vado da sempre, da quando ero bambino, che in occasione dell'evento si sono proprio impegnati, hanno fatto lo scafo di cioccolato, le vele, no? Con la scritta pasta folla, hanno fatto la scritta e anche il logo a mano per 150 biscotti. Una cosa veramente incredibile, devo dire che sono stati unici. Guarda Stefano, se dopo ce la fai, se ce la fai una Barbara, Igor e Maria, lo porterei. Va bene, dopo te lo dico. Grazie, allora. Grazie mille, Ugo Loser. Grazie a voi. Ci troviamo domani nelle interviste della regata. Assolutamente, a domani. Grazie Andrea, grazie a Ugo Loser. Noi invece tra poco parleremo anche di sport a Trieste, di storia, proprio di una delle società centenarie di questa città a proposito di sport. We'll be right back.
Sul nostro stand sulle rive di Trieste, intanto parliamo, come dicevo prima, di sport nella nostra città, di storia anche dello sport e delle società proprio che rappresentano lo sport della nostra regione. Qui con noi c'è Zeno Sercina, curatore del Museo della Società Ginnastica Triestina. Zeno, innanzitutto benvenuto. Avere anche questa opportunità per congiungere sia l'elemento nautico ma anche l'elemento storico cittadino. Allora, so che voi poi sarete presenti anche in regata, giusto Zeno? La ginnastica triestina ci sarà? Sì, è la seconda volta nel giro di 2 anni che proviamo a partecipare. Lo scorso anno abbiamo avuto l'incognita della scorsa barcolana, però in realtà non è un tentativo nuovo da parte della CGT, perché storicamente la ginnastica triestina aveva una propria sezione di canotaggio e di nautica, che è sempre stata tradizionalmente molto attiva ancora dai tempi dell'Ottocento, no? La ginnastica nasce nel 1863, è infatti la seconda polisportiva più antica d'Italia, e già verso il 1870-1880, con i mezzi rozzi dell'epoca, perché erano imbarcazioni estremamente pesanti a confronto con quelle odierne, abbiamo i primi tentativi di regate, i primi tentativi di canotaggio. Bene, insomma, poi ci racconterai anche come seguiremo, quali sono le aspettative, ma quello di cui ci vuoi parlare è del museo dedicato all'attività proprio della Società Ginnastica Triestina. Sì, il Museo della Ginnastica Triestina è tra i più antichi musei sportivi d'Italia, perché nasce nel 1972. E col tempo si erano raccolti i cimeli e i diverse reliquie societarie. È un museo essenzialmente che intreccia la storia sportiva ma anche la storia di Trieste, quindi non va a immaginare come un museo strettamente sportivo ma anche come un museo anche storico, no? In quanto a tutti gli effetti la storia della CGT è un po' la storia di Trieste, è un po' una microstoria delle diverse vicissitudini tra l'Ottocento e il Novecento. Dove si può visitare allora il museo? Ricordiamolo, quando? Sì, il museo è visitabile venerdì pomeriggio e sabato mattina, e troverete il curatore, cioè me, che vi offrirà visite guidate e spiegazioni. È stato di recente restaurato dopo diversi anni d'abbandono e lo trovate all'interno dell'edificio sociale, quindi al primo piano della segreteria. L'ingresso è gratuito, non serve prenotazione, quindi vi aspettiamo. Grazie Zeno, e ci vediamo anche in barcolana invece con il team dell'SGT, sperando in un esito positivo. Ringraziamo anche ovviamente la Società Ginnastica Triestina, perché uno degli sponsor
sponsor della nostra Radio Cronaca, quindi ci sarete con noi domani durante tutta la mattinata quando Andrea Falcon ci racconterà proprio cosa succede sulla testa della regata. Grazie Zeno, buon lavoro. Invece noi proseguiamo, Andrea, prima di passare ad altri ospiti con la parte sportiva, chi abbiamo i nostri microfoni? Senti Barbara, sono emozionatissimo, intanto lo dico subito il nome, buonasera Ruggero, Ruggero Tita, ha il microfono acceso, Ruggero non l'ho sentito io in cuffia. Buonasera a tutti. Allora Barbara, abbiamo una medaglia d'oro delle Olimpiadi di Tokyo, gli ho mandato un messaggio poco fa, ho detto se ce la fai per favore passa, falla vedere la medaglia, lì c'è la webcam, intanto sta arrivando anche Giancarlo Pedote, guarda in questo momento si infiamma alle ore 18, per quel che mi riguarda, con tutti i rispetti di tutti gli ospiti, si infiamma lo stand di Radio Punto Zero con dei grandi campioni della vela. Gli ho mandato un messaggio poco fa perché è impegnatissimo e quindi Ruggero, allora la dichiarazione tipica di tutti gli atleti che vincono la medaglia, ciao Giancarlo, alle Olimpiadi è non ci posso credere, un sogno, ancora non l'ho realizzato. Questa medaglia d'oro adesso c'è, l'hai capita, è più reale o vivi ancora nel sogno? Com'è il post Olimpiadi per una medaglia d'oro? Allora ti dico, arrivare in Barcolana ti fa realizzare quanto questa medaglia d'oro pesi veramente, perché la nostra vittoria è stata tra virgolette molto intima, perché causa Covid l'abbiamo vissuta soltanto con i nostri compagni di squadra e con gli altri velisti e con gli altri atleti, ma tornando in Italia e tornando in Barcolana si capisce quanto sia veramente grande questa impresa e quanto abbia scosso il mondo della vela. E la banda musicale la stiamo facendo passare per voi due, no è una battuta, sta passando qui casualmente, però insomma, quindi cosa stai facendo qui alla barca? Intanto me la fai toccare la medaglia. Eccola, no, qua. È la prima volta in vita mia che tocco una medaglia olimpica, venne qui dopo Sydney 2000 anche Devoti e andava in giro con la medaglia d'argento che aveva appena vinto nel fine, non so perché, quella volta non l'ho toccata. Tra l'altro queste medaglie, lo vedevo quest'anno in televisione, sono proprio anche molto belle come sono fatte, no? Sono belle massicce, dipende dall'edizione. Hai vinto la medaglia d'oro nell'edizione giusta, ho scelto bene il colore. Hai scelto bene. No, devo dire che sono dei bellissimi oggetti, perché anche proprio nel tenerla in mano ogni tanto mi piace coccolarmela. Senti, ma siate che Giancarlo, dopo arriviamo anche alle domande con Giancarlo, eravate quindi in riunione con la Rai insieme, cioè domani lavorate tutte e due per la Rai, per la diretta, quindi o la Rai per la radio la facciamo noi la diretta, e questo ci tengo a dirlo, però insomma per la Rai sarete, quindi lavorerete anche tu con la Rai, giusto? Esatto, e cercheremo di raccontarvi al meglio la Barcolana, e saremo io sull'elicottero, Giancarlo in studio, e quindi insomma da seguire. Senti, dai, allora le Olimpiadi di Parigi sono, quelle di Tokyo si sono fatte un anno dopo, Parigi è alle porte, insomma, no? Le farai, perché insomma, l'hai detto te, non lo dico, un tentativo di vincere una seconda, cioè non te la lasci sfuggire, poi sappiamo che tu avevi anche un rapporto con Luna Rossa, insomma di opportunità non te ne mancano, però vuoi continuare anche con le classi olimpiche. Nagra sì. 17, medaglia d'oro nell'Agra 17. Assolutamente sì, devo dire che dopo la vittoria e dopo questa medaglia ho avuto un po', non dico un calo di motivazione, ma una sensazione in cui non sapevo più quale fosse il mio obiettivo nella vita, perché avevo sognato da talmente tanti anni di vincere l'oro alle Olimpiadi che era veramente il sogno di una vita che si avverava. Però poi ci siamo seduti con Caterina, ne abbiamo parlato e abbiamo pensato, ma cos'è che c'è di più difficile di vincere la medaglia d'oro? Beh, di più difficile c'è riconfermarsi, quindi vincerne un'altra, e questo sarà il nostro prossimo obiettivo per 3 anni. Quindi è estremamente ambizioso, però noi ci vogliamo provare. Parigi è veramente dietro l'angolo, perché sia logisticamente che a livello di tempo è molto vicino, e quindi sarà il nostro prossimo obiettivo per i prossimi 3 anni. Tra l'altro Vittorio Bissaro, timoniere dell'equipaggio Bissaro con Mael Frascari, è stato il vostro più grande contendente interno in Italia per le selezioni, è a bordo di Arca in questa Barcolana, ha detto che anche loro rifanno la campagna olimpica. Per il pubblico, per noi è un grande spettacolo, insomma, vedere due equipaggi ai vertici mondiali
italiani contendersi un posto alle Olimpiadi, insomma. Assolutamente sì, e devo dire che il fatto che anche Bissaro Frascari rifacciano la campagna per noi è una grandissima opportunità, perché gli allenamenti che abbiamo fatto insieme e tutto il lavoro fatto è stato molto importante, e il fatto di ritrovarci all'inseguimento di un'altra medaglia da soli sarebbe stato difficile, quindi ottimo. Un ringraziamento va anche a loro perché ci siamo veramente spinti a vicenda in questi anni e abbiamo lavorato molto bene insieme. Va bene, grazie Ruggero Titi, io ti ringrazio per essere passato qui nonostante ti abbia chiamato un po' all'ultimo, lo apprezzo tantissimo, lo apprezza tutta Radio.0. Buon lavoro. Grazie a voi. Grazie Ruggero Titi. Barbara, andiamo direttamente staffetta su Giancarlo Pedote, pure vieni qua Giancarlo, perché insomma questo è stato un anno eccezionale per lo sport italiano, no? Che è successo alle Olimpiadi, intanto qui passano gente, salutano con le medaglie d'oro olimpiche eccetera, e poi c'è Giancarlo Pedote che ha concluso il Vendée Globe, la regata attorno al mondo in solitario, senza scalo, senza assistenza esterna, si è classificato all'ottavo posto, miglior piazzamento di sempre di un regatante solitario italiano. Buonasera Giancarlo, come stai? Buonasera Andrea, buonasera a tutti, tutto bene? Ben arrivato a Trieste con questa bora bellissima, che è un vento che mi dispiace magari per tutti quelli che lo trovano scomodo, ma a me piace tantissimo, perché dopo essere stato pettinato ai 50 urlanti lo trovo gradevole. Allora, qui insomma, grazie mille Ruggero Titi. Ieri insomma 50 nodi qui hanno detto, e ci crediamo, a Trieste. La cosa strana di Trieste è che vedi l'acqua sempre piatta e dici ma dai, non ci sono 50 nodi. Tu quanto vento, il massimo che hai preso nel tuo giro del mondo, o magari l'hai preso anche in precedenza nelle altre regate che hai fatto, quanto è il tuo massimo? Ma adesso al passaggio di Capoorni avevo più di 60 nodi, con delle condizioni di vento e mare formato piuttosto complesse. Chiaramente il Mediterraneo è un mare molto difficile, perché a causa della conformazione della costa i centri di azione, appunto di bassa o alta pressione, possono mutare molto rapidamente, quindi magari uscire dai modelli di previsione abituali e generare dei venti, diciamo, inaspettati, molto forti. Quindi insomma è un mare assolutamente da non sottovalutare. Allora Barbara, Giancarlo Pedote si è classificato ottavo al Vendée Globe, l'ha chiuso il Giro del Mondo in 80 giorni, no? Una volta ciò che era leggenda, il Giro del Mondo in 80 giorni, e beh, Giancarlo Pedote l'hai girato il mondo in 80 giorni da solo. Il Giro del Mondo si è chiuso ai primi giorni di febbraio o gli ultimi di gennaio, lo sai che già non mi ricordo più. Comunque la domanda in sostanza è, dopo 8 mesi, no, si parla sempre che un navigatore che compie il giro del mondo in solitario senza scalo torna a terra trasformato. Quindi dopo 8 mesi, cosa hai ancora dentro di questo giro del mondo che hai affrontato? Beh, tante cose, indubbiamente sono vari aspetti. L'aspetto sportivo, che è quello, diciamo, di aver preso parte alla prova per me più ambita in termini di regata, e tutte le situazioni probabilmente complesse che ho incontrato, che non hanno fatto altro che come dire, aumentare la mia resilienza, che mi hanno permesso di testarmi in nuove situazioni, in nuovi contesti, con un fattore di stanchezza molto elevato. Quindi indubbiamente tutto questo ha spinto i miei limiti indubbiamente un po' più in là. E poi indubbiamente anche l'aspetto umano, perché indubbiamente il restare da soli per 80 giorni su una barca permette un incontro con noi stessi impossibile in un mondo in cui chiaramente abbiamo tantissimi modi per farci compagnia, già tutte le persone, la televisione, il telefono con i social network, siamo, come dire, bombardati, se vogliamo, dalla compagnia, e il rapporto così profondo con se stessi è qualcosa che diventa molto complesso e che chiaramente si ritrova completamente in un'esperienza di questo genere.
Barbara, Giancarlo Pedote nel circuito dei velisti oceanici è conosciuto anche come il filosofo. Lui è sportivo, navigatore, laureato in filosofia, e non così per gioco. La filosofia è anche una materia che lo appassiona molto e che la continua a studiare nonostante il grande tempo che deve dedicare alla sua professione, che è quella di navigatore. Allora, durante, non so se durante questo giro o già ce l'avevi prima, tu sei anche stato, sei venuto anche qui a Trieste come relatore del Sea Summit. Anzi, la tua prossima campagna sportiva, agonistica, oceanica assume anche una connotazione molto forte in ambito ambientale, protezione dei mari. Ora, senza che la sto a raccontare io, che sicuramente magari dimentico di dire qualcosa, chiedo subito a te in cosa si tratta questo tuo nuovo coinvolgimento con l'ambiente. Beh, diciamo che appena rientrato dal Van de Globe ho sentito un grande senso di gratitudine verso l'oceano per sicuramente tutti i momenti magici che mi ha regalato, e il minimo che mi sento di poter fare è dare un piccolo contributo, grazie al progetto che sto sviluppando, per sicuramente migliorare lo stato di salute degli oceani, che in questo momento è preoccupante. E quindi siamo entrati in contatto con l'UNESCO e ci siamo messi un po' al loro servizio chiedendo come avremmo potuto aiutare, appunto, per far qualcosa di concreto per la salvaguardia degli oceani. E ciò che appunto ci hanno detto è stato che il primo passo per un'azione concreta nella giusta direzione è la conoscenza. Abbiamo quindi subito mi sono messo in contatto con il mio storico sponsor Prismian Group e abbiamo deciso, di concertazione con l'UNESCO, di utilizzare la tecnologia PRICAM e applicarla in barca, applicando dei sensori per registrare dei dati dell'oceano, quali per esempio la salinità, la temperatura, il tasso di anidride carbonica, che verranno messi a disposizione gratuitamente della comunità scientifica, e grazie a questi dati potremo fare una diagnosi quanto più precisa possibile dello stato dell'arte, per probabilmente capire quale sarà la cura più adeguata per poter stoppare quanto prima una situazione molto preoccupante, diciamo, dei nostri mari. E quindi, ecco, in questo momento stiamo sviluppando questo concetto con Prismian e speriamo di poter dotare la nostra imbarcazione quanto prima di questa nuovissima tecnologia. Sì, anche perché va detto, cosa molto importante, le vostre barche, quella che insomma che porti tu in giro per il mondo, raggiungono tratti di mare che solo voi con le vostre barche andate a esplorare, non sono rotte di navi mercantili e niente, e quindi praticamente in certi punti, così a sud, immagino gli oceani, ci andate solo voi. Allora, comunque, Giancarlo Pedote, progetto agonistico, comunque, insomma, non va tralasciato, perché poi è da lì che inizia tutto. Finisci questo Vendée e affronti già come Ruggero Tita, anche tu hai già una partenza del Vendée Globe nel 2024, anche per te si ragiona a quadrienni. Quest'anno a novembre hai una transatlantica in doppio. Sono molto curioso di sapere il tuo programma, la barca, se stai facendo modifiche, insomma, raccontaci un po' che stai facendo dal punto di vista. Allora, io partirò il 7 novembre da Le Havre in Francia per andare in Martinica con una regata che si chiama Trans-Jacques Vabre, a cui ho già partecipato, questa sarà la mia quarta partecipazione. Abbiamo vinto nel 2015 in multiscafo e partirò assieme a un altro ragazzo che si chiama Martin Lepap, che sarà il mio co-skipper. Il nostro programma prevede il prossimo anno 3 regate in solitario. Decidiamo appunto di incentrare l'anno molto sul solitario, e quindi saranno la Bermuda 1000, la Vendée Arctique, che è appunto una regata che parte le Sables d'Olonne per andare in Islanda e rientrare le Sables, quindi molto interessante perché andiamo a esplorare le latitudini nord, a differenza del Vendée in cui esploriamo quelle sud, e poi ci sarà la rotta del Rum. Parallelamente sto sviluppando gli upgrade di Prismian Group,
quindi sto lavorando chiaramente con un team di ingegneri e architetti navali per modificare la nostra barca attuale e dotarla molto probabilmente di nuovi foil, modificare per quanto sarà possibile lo scafo per renderla più performante, anche perché chiaramente i miei obiettivi nel prossimo Van de Globe sono quelli di cercare assolutamente di migliorare nettamente il mio risultato precedente e quindi cercheremo di fare il possibile per rendere il mezzo il più performante e poter raggiungere i nostri obiettivi. Allora Giancarlo Pedotti, io ti ringrazio moltissimo per essere passato qui da noi a Radio Punto Zero, però Giancarlo Pedotti si classificò e ha fatto tanta gavetta per arrivare dove è arrivato adesso, proprio nell'Olimpo della vela oceanica, perché le barche con le quali regata lui è il massimo della vela oceanica, tanta gavetta, fece un secondo posto nella Mini Transat, ha fatto due Mini Transat, un quarto posto nei serie, poi un secondo posto assoluto nel 2013, così se ce la fai a farmi un commento su quello a grandi linee, su quello che è successo in questa prima tappa che si è conclusa proprio in questi giorni della Mini Transat. Insomma, sappiamo questo pasticciaccio, no? Insomma, lo sai benissimo, la domanda qual è, chi ci ascolta comprenderà la tua risposta, la tua opinione su quello che è successo nella prima tappa della Mini Transat. Ma allora, io in realtà non ho, ho comunque avuto delle informazioni un po' come voi utenti su ciò che è successo, ma non ho avuto modo di parlare né con la direzione di regata né con i regatanti che sono arrivati da poco. Quindi diciamo la mia risposta è basata su ciò che ho potuto capire come voi. Quello che pare sia accaduto è che la direzione di regata abbia consigliato ai regatanti di prendere rifugio nei porti, perché chiaramente stava arrivando vento piuttosto forte all'altezza di Cap Finisterre, che sappiamo che è qualcosa comunque di complesso da gestire. I ragazzi sono messi d'accordo al VHF per fare questo scalo e si sono andati appunto a riparare nelle varie coste del Portogallo. Chiaramente ci sono stati, ho visto dei navigatori che non l'hanno fatto. In fondo una regata una regata o vale o è neutralizzata, e dal momento in cui loro hanno ritenuto comunque possibile continuare la loro navigazione a loro rischio e pericolo, hanno comunque fatto un ottimo risultato. Io ricordo che quando noi partiamo per queste regate oceaniche firmiamo delle totali delibere di responsabilità nei confronti dell'organizzazione, quindi ci assumiamo assolutamente tutti i rischi legati chiaramente al fatto che mettiamo la nostra vita in pericolo. Quindi io credo che chi ha fatto questo avrà avuto sicuramente delle buone ragioni, ha preso dei rischi forti, e se chiaramente oggi si trova più avvantaggiato in classifica credo che sia dovuto a un merito. Grazie mille Giancarlo Pedotti, ti ringrazio molto per essere venuto qui. L'ultima volta che ci eravamo incontrati era proprio alle Sable d'Olonne, alla partenza del Vendée Globe. Piccola nota di colore, Giancarlo Pedotti ha un ufficio stampa curato da sua moglie Stefania, ma in questi giorni qui a Trieste chi si preoccupa della sua agenda è Margherita Pellaschier, figlia nota lei, figlia del noto Mauro Pellaschier, quindi insomma veramente vela a tutta canna. Grazie Giancarlo Pedotti di essere stato qui con noi. Grazie, grazie Andrea, e grazie a tutti gli amici di Radio Punto Zero. Grazie, grazie, è stato un grande piacere. E allora Andrea, dopo le foto di Rito, anzi Maria, se fai ancora una foto nel frattempo, abbiamo anche Lorenzo Bodini, no? Ah ok, se andiamo proprio lunghi, vieni qua Lorenzo Bodini, allora così concludiamo questa. Guardate qua, poi si dice che la vela in Italia è uno sport di nicchia, insomma come ha detto bene Ruggero Tita prima, Barbara, insomma per rendersi conto del valore di quanto lo sport poi in effetti sia invece molto popolare, o di quanto il successo dei
velisti italiani invece poi arrivi anche nelle case del grande pubblico, basta vedere qui Giancarlo Pedote, il pubblico che vuole fare la nostra Francesca Busolini, che c'entra, però viene fermato dal pubblico qui sulle rive della Barcolana, la gente vuole fotografarsi insieme a lui. Allora, Lorenzo Bodini, a bordo di Way of Life, insomma, barca che vede il mascone numero uno, quindi alla fine a prua. Attenzione. Sì, direi di sì, adesso sono venuto via prima, no, mentre lo stava mettendo, ma mi sembra di sì. A prua avete il numero 001, il che significa, lo ricordiamo, insomma, penso che ormai l'abbiano capito tutti, l'anno scorso la Barcolana non si è disputata per il maltempo, caso storico nella storia della regata, però 2 anni fa ha vinto Way of Life con un'altra barca, questo quindi è un defender un po' come team e defender come barca no. Siete usciti oggi? Sì, oggi abbiamo provato, dopo mille, usciamo. Voi uscite da Capodistria? Siamo usciti, sì, da Capodistria verso l'una. E devo dire che ho trovato una condizione molto impegnativa. Mi aspettavo, sì, su una barca grande, grossa, di grandi prestazioni, una maggiore comodità. Maggiore comodità, invece sembrava di essere su una deriva, ecco, molto bagnata, quindi molto, molto bello, tanto vento. Più di quello che sembrava esserci dalla costa. Abbiamo avuto punte verso le 2 di 32-33 nodi e quindi insomma è stata una buona preparazione per domani. Abbiamo testato insieme ai ragazzi, che sono veramente un team eccezionale. Innanzitutto si ride da quando si esce, da quando si arriva alla barca. Gasper ha un potere di Gasper Vincenz, skipper di tenere un uomo team eccezionale, quindi veramente devo dire la verità, è proprio divertente, ecco, la prima cosa, l'obiettivo principale quando si esce nei briefing è proprio quello di andare fuori, divertirsi, fare tutto il massimo, ma sempre divertirsi senza, come ha detto lui, cioè senza proprio vincere a tutti i costi. Senti, non so se l'hai detto e me lo sono perso io, non l'abbiamo detto, quanto siete stati fuori mare oggi voi? Oggi siamo rimasti parecchio, siamo rimasti dall'una fino alle 4:30. Arca 6 ore sono stati fuori, 6 ore, vedi, perché cerco gioco a mettervi pressione. Vi siete incontrati fuori? No, noi siamo rimasti nelle zone all'esterno di Capodistria, non siamo... Sì, perché per voi comunque raggiungere la zona del campo di regata, insomma, ci vuole un po', cioè, per simulare tutto il giro, credo che dovreste arrivare qui nella zona di partenza. Ma, la zona di partenza è molto vicina, in realtà è abbastanza vicina, perché poco di più del primo lato di Bolina, quindi sono 5-6 miglia arrivare qua. Tutto sommato non è poi così lunga, perché insomma oggi andavamo a 22-23 nodi appena abbiamo poggiato. Che ve l'avete provato? Oggi abbiamo provato con il fiocco 4 e abbiamo provato a prendere le mani, prima una, poi due, e abbiamo fatto un pochino di prove di asimmetrici, spinnare. No, questo oggi non abbiamo provato, ecco, non ci siamo. Ok, quali sono? Abbiamo qui Sergio Nordio, dopo ce lo dirà lui, però a me l'ho detto pure a diversi velisti prima, oltre alle previsioni meteo, diciamo così, ufficiali, istituzionali della Barcolana, poi a me piace anche raccogliere le informazioni da parte dei team. Voi che previsioni avete per domani? Ma io ho visto purtroppo due modelli diversi, un modello che dà una bora in forte calo e quindi potrebbe fare dai 12, sicuramente in partenza ne avremo di più, se si parte alle 10:30 avremo sotto Barcola penso 20 erotti, 25 nodi, potrebbero esaurirsi abbastanza velocemente man mano che si va verso la prima boa e lì trovare condizioni un po' più leggere e poi per rientrare un pochino nella bora un po' più sostenuta miramare dopo l'ultimo lato, quindi comunque una situazione del genere comporterà delle scelte abbastanza difficili.
perché il primo lato per le barche, per le 3-4 barche veloci, rischia che si esaurisca in un quarto d'ora, forse meno, quindi non c'è sicuramente il tempo di fare grandi cambi di vele, quindi bisognerà essere un pochino proiettati in avanti in quello che si trova, decidere se essere al meglio per il vento della partenza o al meglio per il finire del lato. Ecco, quella secondo me sarà la chiave su cui si gioca un pochino la regata, quindi penso che più che una regata tattica sarà una regata strategica, ecco, le scelte iniziali saranno quelle che portano alla vittoria finale. Allora, ieri abbiamo avuto ospite da noi in radio il tuo skipper Gasper Vincenz, che ha speso veramente parole eccezionali su di te, non so se ti sono arrivate. Lui ci tiene molto ad avere un equipaggio con una solida esperienza olimpica, quindi abbiamo ricordato la tua Olimpiade a Sydney 2000 con il Tornado, sono passati un po' di anni, però insomma chi ha partecipato a un'Olimpiade secondo me è giusto sempre ricordarlo. Vincenz sarà il tattico, ma Maurizio Bencic al timone. Ultima domanda, tu invece che fai a bordo? Ma poi adesso al di là dell'acquisizione dei ruoli, diciamo, lui Vincenz è più il crew boss, lo skipper, quindi quello che tiene un pochino tutta in mano la barca. È il capo ufficio, lui ci deve essere. E io mi occupo un pochino di più proprio della parte strategico-tattica, perché diciamo ho forse un po' più esperienza in questi, appunto come ricordavi tu, ormai sono passati 21 anni dalle Olimpiadi, da quella volta ho navigato un po' su tutte le barche d'altura, dai 20 piedi, dai Melges 20 alle barche di 140 piedi, quindi ho acquisito esperienza sulle barche grosse e quindi insieme cerchiamo di mettere a posto tutte le pedine per avere un risultato buono, quindi diciamo io mi occupo un pochino proprio della gestione della barca in termini di velocità e strategie tattica, quindi insomma, ma cerchiamo di fare, ecco, questo è molto bello di questo team, facciamo un lavoro molto di squadra, ecco, cioè non decidiamo molte cose insieme, ne parliamo e cerchiamo di fare le cose migliori. Da Triestino come vivi, ultima domanda poi ti lascio, da Triestino però mi interessa perché insomma almeno, e come vivi la tua vigilia alla barcolana, se hai un rito ogni anno nello stesso modo, come stai vivendo questa qui in particolare? Ma quest'anno diciamo è la prima volta che non sono anche un team manager di una barca, ma sono solo nella veste diciamo del mio ruolo da sportivo, quindi sicuramente sono molto più riposato, molto più tranquillo nel pensare solo alla regata e non a tutti i problemi che ci sono intorno. Ecco, in questo momento non invidio per niente Furio, lo stesso Gasper, tutti quelli che hanno in mano proprio la gestione di tutta, diciamo, di tutta la barca, di tutta la sponsor, di tutta l'hospitality. E spesso siamo noi sportivi a farlo e devo dire la verità che è un carico di lavoro che al momento non sembra avere, oggi che per la prima volta non ce l'ho, veramente mi sto godendo molto di più tutto quello che circonda, vedere tutti i personaggi che generalmente incontriamo sui campi di regata, rivederli qui, li vedi quando riesci a fermarti, a salutarli, non sono sempre col telefono in mano a gestire, dover fare qualcosa, quindi veramente forse l'anno in cui mi sto godendo di più il clima barcolana, questo clima festa, per quello che secondo me domani partiamo immediatamente per un nuovo progetto sportivo molto grosso, c'è il mondiale delle classi Swan, quindi non c'era proprio quest'anno siamo veramente solo a fare la regata e basta, ed è veramente un bel piacere a casa propria, adesso stasera andrò un po' in giro con gli amici e tranquilli. Va bene, grazie mille Lorenzo Bodini, grazie Barbara per avermi concesso questo momento che secondo me professionalmente è stato eccezionale, abbiamo avuto proprio un trittico così, no? L'abbiamo apparecchiato lì. Momento di gloria. Ruggero Tita, medaglia d'oro alle Olimpiadi, Giancarlo Pedote, Lorenzo Bodini, è stato veramente altissima vela qui a Radio Punto Zero. Altissima vela, altissimo sport, perché qui davanti abbiamo anche la Serie A del basket, Allianz Pallacanestro Trieste, quasi tutto il team dietro la nostra Maria. Allora Maria, a te il piacere di fare due battute con il coach. Grazie.
Grazie Barbara, grazie Andrea, infatti sono qui insieme a coach Franco Ciani, pronti per la partita di domani, ma intanto ci si gode un po' la bora in Barcolana, coach. Sì, assolutamente, è un mondo fantastico, affascinante, soprattutto per noi che non lo viviamo se non proprio in questa grande occasione, per cui essere qui era il minimo che potessimo fare per questa grande manifestazione, ma anche per la nostra curiosità e per essere, rilassarci un po' prima della battaglia di domani. Si torna in campo, si gioca in casa, Allianz Dom, sfida contro il Brescia, seguiremo anche questa partita noi di Radio Punto Zero, radio ufficiale di Allianz Pallacanestro Trieste, lo ricordo anche ai nostri ascoltatori che ci stanno seguendo in occasione di Barcolana, come sono, com'è l'energia per domani che si torna in campo? Ma sinceramente abbiamo dovuto ricaricare le batterie in fretta perché il posticipo di Pesaro di mercoledì ci ha dato pochissimo tempo per recuperare e per preparare tatticamente la gara, però ci siamo. Sicuramente a livello di atteggiamento e di volontà siamo ritornati a essere quelli della gara con Brindisi, per cui per quanto il Brescia sia un'ottima squadra cercheremo di fare di imporre un po' quello che è il nostro sistema di gioco anche a loro. Non le chiederò se sarà in barca domani mattina perché immagino sarete pronti ad allenarvi, però c'è una barcolana che ricorda con piacere? No, per la verità lavorando un po' in tutta Italia non ne ho viste tantissime, credo che spero di ricordare con piacere questa nel prossimo futuro, abbinata a un risultato positivo nostro e a un grande successo della manifestazione domani. Assolutamente, ma intanto io le ricordo che la può seguire anche sulla nostra diretta video, quindi se domani avrà qualche minuto per seguirci anche a noi direttamente sul link sul nostro sito radio.0.it/tv e su tutti i nostri social potrà godersi durante l'allenamento qualche momento anche caption di Barcolana 53 naturalmente. Intanto coach, grazie per essere stato con noi e in bocca al lupo a lei e a tutta la squadra che vedo qua dietro già schierata. Grazie, crepi il lupo e bocca al lupo alla Barcolana, non so se si dica in ambiente di regate, però insomma il significato è questo, spero vada veramente tutto bene. Grazie a coach Franco Ciani per essere stato con noi, vado a seguire ancora la squadra per qualche foto che poi troverete anche sui nostri social, intanto l'appuntamento è dopo Barcolana domani sempre su Radio Punto Zero con Allianz Pallacanestro Trieste, si gioca in campo con la Serie A. Grazie Maria e sì, ricordo che domani sarà una grande giornata di sport, quindi dalla radiocronaca di vela alla radiocronaca della pallacanestro la sera, insomma non ci si annoierà Andrea. No, fa immensamente piacere fare parte anche con la vela di un progetto di cronaca sportiva così complesso. E allora continuiamo invece con un altro aspetto importante, intanto io ricordo che sulla nostra brochure che trovate qui proprio nel nostro stand sulle rive di Trieste c'è anche l'intervista che ha fatto Maria a Daniele Cavaliero, potete anche vedere il video, vi basta inquadrare il QR code e potrete insomma accedere anche all'intervista integrale con il video dove il capitano ci racconta un po' quelle che saranno le prospettive della prossima stagione. Seguite sempre la nostra Radio.0 Web TV per le dirette anche di questi giorni dallo stand, ricordo che le trovate tra l'altro anche dopo la diretta sul nostro canale YouTube e sugli articoli dedicati proprio del nostro sito. Intanto io chiacchieravo perché così speravo che l'annuncio del villaggio Barcolana finisse, no? Per questo che stavo andando avanti. Andrea, però ti ho fatto delle bellissime foto mentre toccavi la medaglia. Oh, ti ringrazio, lo sai che ho detto? Ero anche emozionato, ho detto noi in genere ci facciamo le foto dopo le interviste per i social di Radio Punto Zero e invece siccome c'è stato questo trittico senza soluzione di continuità ho detto ma però la foto con ognuno di loro non ce l'ho, però mi fa piacere che magari qualcuno mentre ho pensato io non me ne sono accorto, ma qualcuno qualche foto l'ha fatta e sono molto contento di averla. Allora passiamo alla parte importante e interessante soprattutto oggi in queste ore, ovvero la situazione meteo. Sergio Nord, che cosa ci aspetta a fine giornata, ma soprattutto si è delineato un po' meglio il quadro per domani? Eccoci qua, buona serata, ben ritrovati. Abbiamo in questo momento già una nuova circolazione in quota, sta arrivando purtroppo, dico un'altra depressione che arriva però dalla Russia, quindi abbiamo un afflusso di correnti da nord-est che stanno facendo la loro strada e interesseranno anche la regione. Dico purtroppo perché questo porta aria più fredda in quota nelle prossime ore e anche nella giornata di domani e soprattutto porterà anche un po' di nuvolosità, quindi ci aspettiamo già un aumento della nuvolosità domani mattina, quindi non più il cielo sereno che
si sperava fino a ieri, si auspicava, ma probabilmente un po' di variabilità con una tendenza poi a un ulteriore aumento della nuvolosità nel corso della giornata. Per quanto riguarda il vento, continua la bora. Bora che anche oggi ha toccato i 40-42 nodi qua sulle rive, quindi è stata abbastanza sostenuta. Domani mattina ci aspettiamo prima della partenza una media di 20 nodi circa, con raffiche fra i 30 e i 40 nodi. Dico una forchetta abbastanza ampia e anche con una direzione che non sarà proprio precisa, potrebbe essere tra est-nord-est e nord-est, quindi torniamo un po' come due giorni fa, con un vento che potrebbe essere un po' più incostante proprio in partenza, soprattutto appunto tra Miramare e Barcola, dove il vento in caduta da nord-est tende a essere un po' più così appunto incostante, un po' più a salti, no? Quindi questa è un po' la situazione. Durante la giornata resta bora moderata con qualche raffica più sostenuta, c'è una tendenza all'aumento del vento nel pomeriggio, quindi tutto sommato non sono in vista cali particolari del vento. Benissimo, grazie allora Sergio Nordio. E quindi un commento, Andrea, invece su quella che sarà la giornata di domani? No, il commento lo farò domani. Avevo un commento, una domanda. La domanda ce l'ho con Sergio Nordio, voglio sapere, ma non so se è lui nelle stanze giuste, voglio sapere se in questo momento è fitto il dialogo tra comitato organizzatore, direzione di gara e ARPE per gli aggiornamenti meteo. Voglio vedere se c'è insomma un gran conciliabolo, diciamo così. C'è il dialogo continuo. Direi che tutta la settimana abbiamo, a partire dal mattino, noi seguiamo l'uscita di tutti i modelli di simulazione, quindi a partire dal primo mattino ci sono dei briefing continui a più momenti, sì, della giornata, quindi si continua, quindi noi continueremo a riunirci questa sera. Ecco, noi volevo sapere, sì, se è la solita routine che ovviamente c'è o c'è più fermento diciamo, del solito, come l'anno scorso, ecco. C'è un fermento notevole. Ci siamo capiti, notevole. Faremo dei briefing questa sera fino a tardi, ovviamente aspetteremo tutte le ultime uscite e anche domani mattina molto presto, no? Quindi il nostro mestiere è così, il tempo cambia sempre, bisogna seguire l'evoluzione. Grazie mille Sergio. Grazie Sergio, grazie. Ci risentiremo. Buona serata a tutti. Buona serata a te. Ci risentiremo naturalmente anche domani mattina prestissimo nel corso della giornata. Intanto però Trieste, Suomare, la Barcolana e vicino poi c'è anche Muggia, il primo comune della penisola estriana con tantissime suggestioni e che insomma da sempre entra comunque anche in questa bella festa. E con noi abbiamo il nuovo sindaco Paolo Polidori. Innanzitutto benvenuto e congratulazioni. Beh, grazie mille, buonasera a tutti quanti. Potevo non esserci qui perché avendo fatto il passaggio di consegne tra l'altro da vice sindaco di Trieste e poi tra l'altro avevo un tempo la delega per i grandi eventi e quindi seguivo direttamente la Barcolana, è ovvio che dovevo fare un passaggio anche perché vederla quest'anno e ricordarsi quello che era l'anno scorso è di nuovo un'esplosione di gioia finalmente e ci lasciamo pian pianino passare dietro quello che è stato e che non dovrà tornare più. È verissimo, infatti concordo assolutamente. E allora innanzitutto prima un commento su questa nuova carica, quali sono le prospettive? Tra l'altro è stata una vittoria netta, quindi un sintomo di gradimento anche notevole. Sì, devo dire che sono molto soddisfatto perché un risultato così in una diciamo roccaforte che sicuramente non è della parte del centrodestra, sicuramente è un risultato direi più che eccezionale, frutto del lavoro di una squadra che ha lavorato insieme, un centrodestra che è stato coeso e che ha dato la dimostrazione poi alla gente di lavorare come un corpo unico e quindi di dare quell'immagine di solidità portando avanti dei programmi ambiziosi per Muggia che riguardano anche e soprattutto la parte turistica, di sviluppo turistico, e che sicuramente la gente poi ha capito il messaggio nostro e abbiamo avuto anche per questo dico un successo al di sopra delle aspettative.
quindi per te ancora una barcolana più significativa da questo punto di vista? Beh, diciamo che forse uno dei primi momenti in cui mi rilasso dopo la lunga campagna elettorale, cioè, dopo tutte le procedure per l'insediamento, per la proclamazione, eccetera eccetera, quindi il fatto di mettere il naso fuori da Muggia, posso dirlo così, questa è probabilmente la prima occasione di quasi svago, ma proprio perché mi riempie il cuore vedere che ci sia una manifestazione che abbia ripreso così come la barcolana, perché veramente l'anno scorso ci è mancato troppo. Assolutamente vero. Allora, prospettive invece quali sono per questa barcolana? Come la vivrà e come commenta anche quella che sarà un po' la situazione di domani? Allora, io da Terrigno, ahimè, però mi sono messo sempre in testa, devo fare un corso di vela e poi intrufolarmi in qualche barca, ma questo è un sogno della mia vita, lo dico da troppi anni. Quindi lancio un appello, insomma. Sì, brava, lancio un appello a chi volesse. Esatto. Però ecco, siccome ho anche delle persone che non hanno mai visto la barcolana, e ogni anno mi piace anche portare gli amici che vengono dalla Lombardia, da altre parti, a vedere questo spettacolo incredibile, e mi metto nei loro panni, nei loro occhi, come chi per la prima volta vedo uno spettacolo del genere, quindi andremo nei posti che io reputo migliori, cioè dalla Napoleonica in poi sotto Montegrisa, che è uno dei posti, degli angoli più veramente più entusiasmanti per vedere la regata, e da lì passeremo un paio di ore. Ovviamente sintonizzati anche su Radio Punto Zero per ascoltare, certo, Andrea Falcon, che ti racconterà che cosa accade in testa alla regata, tutti i dettagli degli equipaggi, tutti gli aneddoti che non sono mancati in questi giorni, e oppure qualche immagine proprio dal campo di regata sulla nostra web TV. Lo faccio sempre, è veramente di aiuto, perché vedere uno spettacolo così dal vivo, più la radio cronaca da parte di chi evidentemente ne capisce molto più di me, è sicuramente dà una cornice ancora più entusiasmante. Il bello di Andrea è che rende la vela accessibile a tutti, anche a chi non ne sa proprio nulla, ti posso assicurare. Perché sono io il primo a non saperne nulla. Non è vero. E quindi parli nello stesso linguaggio di quelli che non capiscono. Certo. No, non è vero. Ma a proposito di Muggia, Vasco Vascotto c'è domani in barcolano? È passato, no? Di qua prima. È già passato. Perché nella nostra brochure lui aveva lasciato il grande mistero. Se lo vedo a Muggia lo caccio via, gli dico. Però allora nella brochure lui ci dice: ma non lo so perché ho altre regate, ma domani è il compleanno di Vasco Vascotto, sì, il 10 ottobre. Quando mi ha detto questa cosa, io ho detto: ma ti pare che l'anno scorso soffriva perché era Nuova Zelanda con luna rossa, quest'anno che si disputa la barcolana proprio il giorno del suo compleanno, ho detto non ci credo che non ci sarà. E va bene, allora c'è, e esatto, sono contentissimo. Esatto, c'è, ci ha salutato, eravamo presi dall'intervista del momento, però insomma, sindaco, neo sindaco di Muggia, se per caso vorrai festeggiare, già abbiamo qui anche una buona birra artigianale proprio del comune di Muggia, che è la birra Campagnolo. Ecco qua Martina Campagnolo. Allora Martina, ricordaci un po'. Molto paziente, sì. Quanto l'abbiamo fatta aspettare? Però, lì, quanto? Sono arrivata in anticipo. Ok, ho detto, ma guarda che brava, sono stata lì. Beccata tutti i protagonisti. In ritardo, ma insomma. È stata lì mezz'ora ad ascoltarci, bravissima. È stato un piacere. Allora, qui devi sapere, caro Andrea, che soffia la bora, e per questo loro hanno realizzato delle birre artigianali che riprendono proprio i nomi della bora in tutte le sue sfumature, così Martina? Esattamente, noi ci conosciamo già da un bel po', e infatti aspettavamo già da qualche giorno di venire qui in villaggio Barcolana, ma ci siamo arrangiati diversamente già giovedì. E sì, noi abbiamo fatto queste birre già, sono molti anni ormai, dal 2007 che abbiamo prodotto questa linea di birre che diciamo richiamano Trieste in più modi, diciamo, a partire dai nomi che sono particolari perché richiamano i venti di Trieste, che sono Borin, Boraciara, Borascura, Refolo e Neverin soprattutto, che per scaramanzia berrò stasera, così magari domani lo evitiamo e domani ci beviamo un Borin, che invece è una birra più tranquilla, ed è quello che auguriamo insomma a quelli che parteciperanno domani alla barcolana, per arrivare diciamo al traguardo tranquillamente. E dopo diciamo che ci sono anche altri elementi che richiamano Trieste, che sono alcuni ingredienti delle nostre birre che sono stati presi proprio dal nostro territorio, come per esempio il miele di Tiglio del Carso e il mosto d'uva di Cormons, che però insomma è vicina a noi anche se non sta nel territorio di Trieste, però comunque legati al nostro territorio.
Benissimo, allora Martina, invitiamo anche i nostri ascoltatori a venirvi a trovare, ovviamente anche il sindaco. Assolutamente, sì. Perché avete anche un bellissimo beer garden dove oltre a assaggiare le birre... Attendo l'invito anch'io, è ufficiale. Io ora è ufficiale, ufficiale. È ufficiale, qui nei microfoni di Radio.0 faccio l'invito. Domani siamo chiusi, sì. Insomma, saremo chiusi comunque, ma ci godremo anche noi la Barcolana, ovviamente, perché lavoriamo a Muggia, ma siamo triestini, quindi insomma, sicuramente ce la godremo dalle alte, diciamo così. Però riapriamo dal martedì al sabato col nostro solito orario, e da quello che ho visto il meteo della prossima settimana insomma è abbastanza clemente, quindi c'è il beer garden dove, esatto, si può assaggiare la birra e gustare i prodotti del territorio. Esattamente, riscaldato, sì. Anche riscaldato, sì, perché all'esterno, da adesso in poi ci vuole per stare insomma bene comunque, all'aperto. Anche perché l'ambiente è molto piacevole di suo, insomma col caldo può solo che migliorare, e con un po' di cibo del territorio del Friuli Venezia Giulia, sono tutte particolari regionali, la birra si gusta ancora meglio. E allora io ringrazio Martina Campagnolo, il mio sindaco Paolo Polidori, e a cui auguriamo ovviamente buon vento. Eh beh, sì, ne avrò bisogno sicuramente. Grazie mille per l'invito. Grazie Martina. Grazie. Noi continueremo tra poco ancora con qualche ospite, poi ci sarà la nostra classifica insieme a Igor da Milano, vedremo i 10 pezzi al top della settimana, cercheremo anche di farvi scaldare magari un po' muovendosi qui con la nostra musica. Torniamo tra poco sempre dalle rive, seguiteci anche live della nostra RPZ Web TV. Ringrazio anche Igor da Milano per la regia video.
Trieste, anche live naturalmente dal nostro stand. Allora Andrea, intanto abbiamo finito questa nostra lunga chiacchierata, tra poco ci sarà un po' di musica, poi se per caso passerà qualcuno butteremo dentro. Ce l'hai allora, con me? Sì. Ma certamente questo è lo stile dello studio qui sulle rive, insomma anche oggi ne abbiamo tirato dentro qualcuno così, sì, al volo di passaggio, qualcuno è organizzato, c'è un lavoro redazionale dietro, altri sono improvvisati e il bello delle dirette dalle rive di Radio Punto Zero è proprio questo. Esatto, allora Andrea, dopo tutti questi giorni, dopo i tanti velisti che si sono alternati ai nostri microfoni, che idea ti sei fatto di questa 53esima Barcolana? Che sarà una edizione fantastica come tutte le altre. La vigilia c'è tanta tensione per il meteo, c'è questa grande incognita per domani. Il meteo caratterizza sempre nel bene e nel male la Barcolana, è un elemento molto importante. E diverse barche al via, parliamo sempre del primo assoluto, non ci addentriamo poi nelle vittorie di classe, ma tante barche per la vittoria assoluta. Arca di Furio Benussi, Way of Life con Lorenzo Bodini a bordo, Porto Piccolo Prosecco Doc timonata da Stefano Cherin, che abbiamo avuto anche lui ospite l'altro giorno, Anemos con Gugi Danelon e vai con Marco Furlan, oddio chi sto dimenticando che adesso qua mi rimproverano se insomma l'abbiamo visto anche, no, con le radiocronache che abbiamo fatto alla Porto Piccolo Maxi Race, Albernetti, insomma sarà una Barcolana, barche che hanno leggermente caratteristiche diverse, chi è più preparato, chi meno, insomma non è soltanto una sfida a due quest'anno, questo è molto bello. Tu hai parlato naturalmente del primo arrivato in regata, ma noi come sai vaghiamo già la mattina cogliendo le impressioni di tutto quello che anche Barcolana rappresenta, oltre alla parte agonistica, la festa anche, ma anche chi insomma partecipa nelle altre classi. Già stamattina abbiamo fatto un po' un giretto raccontandovi un po' le impressioni di alcuni equipaggi, quindi vi invito ad andare a dare un'occhiata. Domani li ritroveremo e saremo pronti a raccontare le aspettative prima di Barcolana qui dalle banchine e poi anche l'impressione su questa 53esima edizione. Abbiamo sentito talmente tanti, da chi era interessato alla parte competitiva, chi invece cerca di affrontare comunque con abilità quella che sarà comunque una regata da vivere, non proprio una di quelle così scontate. Assolutamente Barbara, hai detto tutto, sono d'accordo. Allora Andrea, Igor da Milano vuole partire con la classifica. Lo faremo partire, aspetta che gli apro il microfono. Intanto no, cioè io sono tranquillo, mi gusto, guarda la piazza di sera, c'è un po' freddino, devo dirti la verità, sento leggermente i piedi, io non so come faccia Barbara Pernar, ma secondo me lei non ce li ha più, cioè è arrivato a un certo punto, ma si vede che sai chi ci attempra, noi no, vecchietti. No, parla per te, io non ho freddo per niente. Ai piedi proprio no, sopra sono ben coperto. Ma tu sei ormai attrezzato, tu sei pronto per domani invece? Cioè, tu, sì, no, dalla domani. Regata, tu, noi parliamo che siamo qui, ma tu che sei lì? Come, no. Sai, come ti vesti? Cosa ti metti? Ti stavo rispondendo, infatti io non sono pronto per domani, io domani sarò pronto per domani, io oggi sono pronto per oggi, quindi domani cerata, sopra sotto, salopette sicuramente, calzino impermeabile perché sì, per due ore insomma lo stivale, ma no insomma va bene anche un calzino impermeabile, staremo su un bel tender, il gommone di Arca. L'abbigliamento dai, l'abbiamo provato al Bernetti, siamo stati 3-4 ore sotto la pioggia battente senza paura, no, un po' di fastidio, a un certo punto ho notato che forse qualche capo d'abbigliamento è giunto il momento di cambiarlo, questo sì. E basta insomma, no, non sono per niente preoccupato, anzi non vedo l'ora di andare in acqua, guarda te lo dico proprio sinceramente, detta così non vedo l'ora di andare in acqua, nel senso che ti vuoi tuffare. Sì, va bene, pure da lì, guarda se non si rompe l'apparecchiatura te la racconto. Vai, pure da là, perfetto, mi piace. Poi insomma avrai anche chi ci segue, chi ci sta seguendo in radio,
domani c'è sia radiofonica ma anche video, quindi avrete la possibilità, chi si sta collegando, radio.0.it/tv o anche sull'applicazione tramite Amazon Stick o tramite canale 777, solo video, solo audio. E invece se avete LG televisori con gli smartphone che hanno la Smart TV e tutto il resto, potete scaricare l'applicazione RPZ, quindi potete scaricare l'applicazione, o sul telefono, insomma avete di tutto e anche di più. Quindi tra pochissimo invece... E l'hai dette tutta senza leggere queste cose. Esatto, l'hai dette tutte, sì, senza leggere. Pensa, mi ricordo, guarda, ti faccio vedere. E poi un'altra cosa importante, 338-611-6060, che è il nostro telefono WhatsApp o Telegram. E altra cosina importante, perché tra poco la classifica parte a bomba, con 10 bombe di quelle giuste, te lo dico subito. Oh, io ti mantengo qui perché... Ci sono i Pink Floyd, però purtroppo. Ne faremo, prima della fine della giornata di domani la classifica di Andrea Falcone. Ma magari, guarda. La classifica! Ma me la fate fare una puntata con la mia playlist? Sì. Va bene, sì, promesso. Va bene. Però Maria, anche un aggiornamento, Maria? Beh, direi che dato che Andrea forse sarà dei nostri anche lunedì, possiamo invitarlo nella puntata della classifica di lunedì. Se i nostri speaker sono d'accordo qua. Certo. Come no? Sì, sì, sì. Volevo, andiamo via, lasciamo lui. Volevo ricordare esatto. a tutti coloro che ci stanno seguendo che ci sono state un po' di domande qui in giro su a che ora parte la regata. Naturalmente ricordiamo che la regata domani parte alle ore 10, ma la diretta di Radio Punto Zero inizia alle 8, quindi vi aspettiamo già sintonizzati dall'alba. Con tutto il pre-diretta. Ma tanto poi... c'è Falcon, quindi. Beh, sì. Tanto c'è Andrea, c'è Barbara che dopo ieri con Max Iena che si muoveva sopra di lei e Sergio Nordio mentre facevano il meglio, non credo ci siano infatti. più dubbi domani, vorrei precisare che non sono da solo, domani c'è tutta Radio Punto Zero. Questo no, io lo però voglio. Io devo fare ancora una domanda ad Andrea. Ma domani farai gli assalti alle imbarcazioni con le interviste al volo? Ti piacciono, vero? Ma tantissimo, fantastico. Dobbiamo dargli l'asta. Quando la barca si allontanava e ritornava indietro. No, dobbiamo dargli quell'asta, sai quell'asta che ce l'ho. Quella, ce l'hai, gliel'abbiamo data. Sì, dai. Sì, e se no, guarda, allora, cos'era, il primo giorno durante le regate della... Il primo giorno mi è andato e detto, ma mi è andato sta cosa qua, no. Ma cosa servì? No, no, allora, le Maxi Race Porto Piccolo, avevo un gommone. Allora, sì, mi posso accostare alle barche anche se qualcuno non vuole anche col gommone e il velista veniva a bordo con noi. E al Bernetti avevamo una barca dalla quale trasmettevamo a carena rigida, allora no, lì bisogna stare per forza almeno a un metro dalla barca e lì avevamo la famosa asta tipo Freddie Mercury. Freddie Mercury, per questo ieri ti ho chiesto, ok, va bene che a me piace il rock, però c'è una canzone dei Queen che potrebbe un po' incontrare i gusti dell'editore, una Another One Bites the Dust si potrebbe anche mettere, credo. Potremmo no? farla, che domani la mettiamo video e tu vieni e la fai. Non è la mia canzone preferita, però insomma l'accetto, ecco, la tollero. Qual è la tua preferita invece? Beh, dovrei sceglierne fra troppe, così è, insomma. Hai fatto una domanda che va in tilt, quindi perché c'ho una playlist lunghissima. Esatto, i 100 brani da avere. Ma no, dopo risulto monotono. Andrei a pescare sicuramente tra una dei Pearl Jam, come ormai sapete tutti, che si chiama tra l'altro Present Tense. Te la tiro la mia canzone prima, Present Tense, che significa tempo presente. Quindi meglio di così. Allora vi ricordo che domani mattina partirà tutto quanto alle 8, alle 10 invece la regata parte ufficialmente con la diretta anche da noi, ma noi la diretta già partirà alle 8 di mattina con la nostra Barbara Pernar che la metteremo in mezzo al mare, la nostra Maria Musini invece non si sa, secondo me la metteremo in piazza, tu sarai già sulla tua imbarcazione. Bello. Io sarò penso a fare colazione con calma a barcola. Sì, vi faccio anche i selfie, vi mando le foto. No, va bene, basta che lavori, poi per me puoi stare pure. Sì, sempre, sempre. Intanto salutiamo anche i vicini, che c'è Foto Mauro, che ci ringraziamo, grazie mille anche a loro, anche agli altri, insomma, a tutti i vari personaggi che girano, camminano, insomma, vengono qua e là. Dimmi. Piccolo aggiornamento, abbiamo scritto Vasco Vascotto, mi ha detto che sta facendo festa da qualche parte. Lo ritroveremo domani. Lo vedremo domani. Comunque io ringrazio anche Acqua Dolomia perché ci idrata sempre durante questi appuntamenti, tra l'altro presentissima anche
in Barcolana, grazie anche a Pinger Pasticcerie dal 1848 a Trieste, con le sue favette, le putizze, i presnitz, grazie alle caramelle La Giulia, grazie a Spillo che ricama tutti i nostri prodotti e chi ancora. Grazie anche a Cecchini che ci ha accompagnato la con la coppa che domani verrà consegnata al 101° classificato di Barcolana. Cioè, facciamola vedere, Andrea, prendila. Esatto, ma io volevo anche ringraziare Carsolink e Cesar Trieste, che sono due partner importantissimi, perché altrimenti la nostra radiocronaca diretta anche live sulla web TV non potrebbe andare in onda. Ringraziamo ancora GT Service perché ci ha accompagnato con le nostre nuove bellissime borse che speriamo arrivino presto disponibili per tutti, perché già ce le chiedono, quindi e allora, se cosa, in onore di Andrea Falconci, lasciamo Queen.